Buonasera e benvenuti anche questa settimana all'appuntamento settimanale con il punto punto web. Una puntata particolarmente emozionante, l'avevamo annunciato, quella di questa sera, perché tratteremo due tematiche legate comunque dal filo della memoria, del ricordo e la connessione, il legame che c'è poi con il futuro. Nella prima parte, dato che appunto questa settimana ricorre il giorno della memoria, parleremo dell'Olocausto, ma ricordando fra le vittime quelle che forse a volte sono le più dimenticate, gli oppositori politici, nello specifico i partigiani e gli internati militari italiani. E nello specifico parleremo con Carmela Russo, che è autrice di un libro che racconta appunto l'esperienza di internato militare del padre, e con Carmelo Torrisi, vicepresidente della Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura. Nella seconda parte, invece, spazio alla musica dei Baddi. E poi chiuderemo con un servizio dedicato al 25° compleanno del Foglio. Mi vado a collegare intanto con i primi ospiti, che sono Carmelo Torrisi. Buonasera, buonasera a Buonasera, te. buonasera a voi. Buonasera E Carmela Russo. Buonasera, signora Russo. a voi, buonasera a lei. Dovevano essere con noi questa sera anche Nicolò Mineo, presidente della Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura, e Antonietta Rita Garufi, che speriamo comunque di riprendere in corsa perché ha avuto dei problemi tecnici di collegamento. Anche il presidente della Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura, il professore Mineo, ha avuto problemi appunto con il videocollegamento. Allora, io intanto passo subito a presentare appunto Carmelo Torrisi, che conosciamo abbastanza bene, sicuramente nel territorio, nell'Interland Ionico Etneo, docente, poi dirigente, già dirigente scolastico e vicepresidente della Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura, già docente nei corsi di preparazione per insegnanti specializzati in attività di sostegno per alunni disabili. Il professor Torrisi è rappresentante della Società di Storia Patria perché fra i patrocini del libro della signora Carmela Russo c'è anche quello della Società Giarrese di Storia Patria e Cultura. Possiamo, professor Torrisi, fare un inquadramento dal punto di vista storico del libro della signora Russo? Sì, esiste fra le altre cose una bella introduzione. Un'attenta introduzione storica del nostro socio, professor Carmelo Belfiore, proprio nelle prime pagine del libro della signora Russo. Per quanto riguarda il periodo storico, quindi dopo l'armistizio, diciamo così, del 1943, abbiamo tre tematiche, abbiamo tre tipologie di persone che vennero catturate dai tedeschi e dai fascisti. Abbiamo i civili, gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari. Abbiamo anche i partigiani che vennero catturati. Poi c'è un terzo livello che la storiografia non ha molto attenzionato, quantomeno fino al 2008, e che adesso, anche grazie al libro, lui era mio padre, della signora Carmela Russo, che parlerà dopo di me, emergono. Chi sono gli internati militari italiani? Gli internati militari italiani sono quei soldati italiani che si trovavano nelle varie parti del fronte e che si rifiutarono dopo l'armistizio di combattere a fianco dei tedeschi e furono fatti prigionieri. Ma non furono trattati come prigionieri di guerra, come la Convenzione di Ginevra vorrebbe. Furono trattati come dei veri e propri deportati con le stesse umiliazioni, sofferenze, violenze che subirono anche tutte le altre persone che forse conosciamo di più e che vanno sotto il nome di Olocausto. L'importanza del libro della signora Russo, che andrebbe letto in tutte le scuole, è quello di un rapporto, il rapporto tra la figlia e il padre.
E il coraggio della Russo è quello di aver scavato nel proprio dolore, nelle proprie ferite, per tirar fuori le sofferenze che il padre ha subito nei campi di concentramento, e perché sia demonito anche alle nuove generazioni, affinché le cose che accadono non debbano più accadere. E purtroppo assistiamo in questo periodo al rigurgito di nuovi fascismi, di nuovi nazismi, che sono molto spesso legati anche a quelli che io definisco i nuovi ebrei, che sono tutte le persone che soffrono di più, quindi gli immigrati. Purtroppo assistiamo ad una tenaglia sempre più aperta tra ricchi e poveri. Sono tante cose che andrebbero affrontate e che solo la democrazia e l'uguaglianza e la giustizia possono sanare. Quindi un plauso alla signora. Difatti il nostro presidente, il professore Nicolò Mineo, ha stimato con molta gioia, con molto piacere, la presentazione del libro. Posso leggervi proprio le ultime pagine, l'ultimo pezzo del libro, visto che il professore avrebbe dovuto parlare lui. Quando il professore scrive: pagine in cui convergono e coincidono sino a fondersi due voci, quella del primo narratore orale, che sarebbe Salvatore Russo, il padre, e quella della depositaria e trascrittrice, che sarebbe la signora Carmela Russo. Ferma e lucida la prima, pervasa di pietas la seconda, un insieme che produce in chi legge sdegno e turbamento per il fatto che certe cose siano potute avvenire, e simpatia umana perché li ha sofferte. Per una tale testimonianza noi dobbiamo essere grati a Carmela, ma in qualche modo anche qualche altro le dice grazie. Le dice grazie sicuramente anche il padre, che attraverso la voce di Carmela ha potuto parlare a noi e a chi verrà dopo di noi. E infatti noi siamo consapevoli che lo spazio dedicato a questo argomento è veramente breve. Infatti io spero di avere di nuovo nuovamente la signora Russo e la signora Garufi, proprio per mantenere vivo questo ricordo, per questa necessità di raccontare, appunto la signora Russo e la signora Garufi si sono fatte in qualche modo strumenti proprio per portare avanti poi quello che era il desiderio dei padri. Nel caso della signora Carmela Russo, è stata lei a scrivere il libro Lui era mio padre, mentre nel caso della signora Garufi lei si sta facendo in qualche modo sta portando avanti il progetto del padre, perché in quel caso è stato il padre stesso a scrivere il libro Diario di un deportato, che infatti il dottor Torrisi ci sta mostrando. Signora Russo, allora intanto mi sente? Intanto abbiamo in collegamento anche la signora Garufi, vediamo se ci sentiamo. Sì, sente, buonasera signora? A tutti. Sì, buonasera a tutti, un piacere ritrovarvi. Piacere nostro. Allora, signora Russo, lei, facendo la chiacchierata che abbiamo fatto al telefono, mi ha detto che il libro Lui era mio padre nasce da tre esigenze. Ce le vuole dire? Sì, la prima esigenza nasce dal fatto che mio padre mi raccontava sempre, sin da quando ero piccola, mi parlava delle sue disavventure e mi diceva che io dovevo scrivere perché queste cose dovevano essere conosciute da tutti. E infatti, inizialmente io ero giovane e non avevo consapevolizzato bene queste amare realtà, però poi nel tempo sono venuti a galla i ricordi dei suoi racconti e così ho incominciato a scrivere, però ho incominciato a scrivere relativamente, perché quando io avevo circa 15 anni, 16 anni, 13, 14 anni, mio padre mi segnava sull'atlante che io avevo a scuola, il luogo che lui aveva attraversato. Non era una cosa che io veramente avevo consapevolizzato, è venuta dopo questa esigenza di scrivere.
E così, però, quando avevo circa 16 anni, abbiamo cominciato a fare una ricerca di documenti. E così, quando la prima volta io ho avuto in mano il suo fascicolo personale, ho incominciato ad approfondire l'iter della guerra e quindi della prigionia, che veramente non diceva nulla della prigionia il foglio matricolare. Parlava soltanto che lui era stato catturato in Grecia e portato in Germania dai tedeschi. E quindi quello era un documento importante. Però poi la curiosità mi venne dopo, quando io ho visto una delle lettere che effettivamente mio padre aveva scritto dalla Germania. Ne avevo altre che erano dalla Grecia. Però fondamentalmente quella della Germania mi hanno stimolato a dire, affermare che veramente lo strazio che lui aveva vissuto era veramente una storia che non era accaduta solo a lui, perché dopo l'8 settembre non era stato solo lui ad essere stato deportato, e così ho incominciato a approfondire. Poi mio padre mi fece vedere, lui rimaneva spesso in cantina ed aveva una vecchia cassapanca dove teneva dei cimeli conservati che prendeva, guardava, rivedeva, riposava e riposava dentro. Io ho avuto fra le mani il contenitore della maschera antigas che lui aveva portato dalla Grecia, non evidentemente dopo l'8 settembre, perché dopo l'8 settembre non ritornò a casa. Lui aveva avuto una breve licenza prima dell'8 settembre ed era riuscito a portare a casa l'elmo, la maschera antigas dentro il contenitore, aveva portato dietro pure oltre l'elmo aveva altre cose, il fucile. Infatti, stiamo vedendo, signora Russo, appunto queste sono alcune slide che le ha inviato, sì, e che sono documenti che fanno parte del libro. Appunto vediamo il contenitore della maschera antigas di cui ci stava parlando, l'elmo, la gavetta. Lui aveva questa maschera antigas che adesso è andata perduta, perché poi nella vecchia cantina magari ho ritrovato questi oggetti che poi ho riportato e che ho personalmente a casa. Anzi, addirittura io pensavo che fossero state, diciamo, soprattutto il contenitore, pensavo che fosse stato, diciamo, rivisto e ricolorato, oppure l'elmo. Invece no, perché io ho fatto tante ricerche, anche i colori sono originali, perché pensavo che non esistessero questi colori, invece sono originali. E quindi la gavetta soprattutto era un elemento che ricordano pure le mie figlie, perché mio padre non se n'è mai staccato. Lui faceva il contadino e là dentro per sempre ha portato questo oggetto dove mia madre gli preparava diciamo qualcosa per l'indomani, e lui lo riportava, lo riponeva nel lavabo, ed era l'oggetto che veramente non capisco perché non se ne è potuto mai distaccare. Quando lui si trovò sul fronte greco dopo l'8 settembre, e cioè l'8 settembre gli fu passata una scheda dove c'era scritto non una domanda, non che vedevano se lui voleva partecipare o no, c'era soltanto scritto aderisco all'idea repubblicana dell'Italia repubblicana fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a combattere con le armi del costituendo nuovo esercito italiano del Duce. Perciò non era una domanda, era già la risposta che loro dovevano dare, però lui ha detto no. Le cartoline che lui ha mandato qua, che voi state mettendo... Sì, stiamo vedendo le cartoline, credo che nella prima slide invece c'è appunto quello di cui stava parlando. No, io quando mio padre partì, no, quindi lo portò direttamente a Stablack. E Stabla che il primo campo dove lui è arrivato,
E in questo campo è successo alla valle, perché lui è arrivato già malato, e molto malato dalla Grecia, e fu ricoverato in un ospedale. Però prima di essere riportato in un ospedale ci fu, diciamo, un'incursione dei tedeschi, che all'impazzata li fecero uscire tutti fuori, nudi, vestiti, così come si trovavano, e cacciati con il fucile, e fuori trovarono un carro armato che avrebbero manovrato, avrebbero, diciamo, sparato contro tutti se si fossero ribellati a qualcosa. Quindi il terrore fu forte. Poi perquisirono tutto il campo e si portarono via tutti gli oggetti che loro avevano portato, siccome è stato il primo campo, loro ancora avevano portato le loro cose, e quindi confiscarono tutto loro, e anzi le accusarono, le accusarono che loro erano stati dei ladri, perché dice che era scomparso del pane, che effettivamente sono stati gli stessi tedeschi a portarsi dietro. E caratteristica là, il fumetto che si vede vicino, perché tanti figli, tanti internati militari erano artisti, erano insegnanti, c'era qualsiasi, occupavano diversi ruoli. E io sono in possesso di diversi fumetti, questo proprio porta il numero 303, perché in quella proprio rappresenta che lì c'erano tutti i militari che erano arrivati dalla Grecia, del reggimento 303, che era un reggimento mobilitario. Prego? Non ho parlato. E quindi ci sono diverse scene che raffigurano parecchi momenti di vita di questi campi, certo. Andiamo alla signora Garuppi. Qui c'è il quarto bimbo, ma vengo dopo, va bene. Okay. Signora Garuffi, la signora... Sì, buonasera. Ciao Carlena. Buonasera, preside Torrisi. Buonasera, Marietta. Allora, la signora Garuffi appunto è figlia di Antonino Garuffi, nato a Giarre il 13 ottobre del 1918, partigiano deportato. Durante la resistenza Garuffi milita fra i partigiani in Friuli, dove viene catturato e internato nei campi di prigionia nazisti di Dachau, Buchenwald e Ohrdruf, dove ha conosciuto appunto gli orrori e le sofferenze appunto di questi campi. Signora Garuffi, lei mi parlava di tante storie, ma soprattutto della capacità di descrizione di suo padre, che seppur in un italiano parlato, misto insomma a siciliano, però raccontava proprio nei dettagli tutto quello che vedeva. Sì. Ci vuole raccontare qualche episodio? Racconti brevemente un po' quello che già ha detto lei, no? Che lui nel 39 partì per il militare a servire, questo è uno scritto proprio fatto da lui, quindi parlo come se fosse lui. Quindi sono stato nei lagri di Dachau, di Buchenwald e di quello di Ohrdruf. Ecco in breve la mia odissea. Nell'anno 1939 partì per il militare a servire la nostra patria. Nell'anno 1942, per mia esplicita richiesta, passai nell'arma dei carabinieri. Poi subito dopo, l'8 settembre del 1943, giorno dell'armistizio, rifiutai di aderire alla Repubblica di Salò e mi schierai dalla parte della Resistenza. Se non che, combattendo con i partigiani della Brigata Osoppo, caddi prigioniero dei soldati della Wehrmacht. Fui accusato di passaggio al nemico con le armi, diserzione, tradimento alla Repubblica di Salò e di aver ucciso tedeschi e fascisti. Per i citati reati fui condannato alla pena capitale, che doveva essere eseguita mediante fucilazione il 2 ottobre del 1944. Ma il giorno prima dell'esecuzione, il maresciallo nazista, comandante della zona adriatica, Erseling, mi commutò la pena in 10 anni di lavori forzati, in 10 anni di reclusione. Lo stesso giorno fui trasportato per via ferrovia in Germania. Raggiunsi il 5 ottobre del 1944 il lager nazista di Dachau,
ed ebbe la matricola di deportato politico numero 112887. Così per me ebbe inizio una spaventosa avventura, durata fino alla tarda primavera dell'anno successivo, e vissuto sullo sfondo sinistro e macabro dei campi di sterminio. Nel lager di Dachau, assieme ad altri, fu messo in recinti per 17 giorni. I nazisti chiamavano questo periodo il periodo di quarantena, ed eravamo chiusi come animali, senza possibilità di lavarci e di espletare i propri bisogni fisiologici, nell'intimità di un luogo chiuso. Il vitto che ci davano consisteva in una brodaglia di crauti che faceva venire la diarrea, e 125 grammi di pane nero, accompagnato da un'oncia di margherina e senza la possibilità di bere libertà. Nelle baracche del campo, la notte dovevamo dormire in nudità assoluta per 2-3 ore, mentre i pidocchi erano i nostri amici più affezionati e passeggiavano indisturbati in tutto il nostro corpo. Durante la giornata mi facevano lavorare forzatamente per 20 ore. Dopo circa 8 mesi di questa disumana vita, fui trasferito nel lager di Buchenwald, e fui stipato con altri 4 deportati dentro una nicchia. Questa era larga 80 cm, alta 50 e lunga 1,50 m, dove passavo le ore della giornata e della nottata. Dopo pochi mesi, per un avvenuto incendio al campo dove stavo per morire bruciato, fui internato nel lager di Orkedruf. Proprio in questo campo ho conosciuto la vera faccia della morte. Per ben 3 volte fui in procinto di essere gassato nella camera a gas del campo, e nel ricordare quei momenti mi assale un delirio straziante. Ho visto gente, tanta gente, che la notte nella stessa mia baracca si spostava per una parte all'altra come fantasma ed andava in cerco di un cadavere per strappargli dello stomaco il fegato, la milza e le budella, e così sfamarsi per sopravvivere. Ho visto una donna col figlio svenuto in braccio che gridava contro un sottotenente della SS che le strappava il suo bambino per buttarlo nella catasta dei bambini cadaveri. Quando fui preso prigioniero pesavo circa 85 kg e dopo 8 mesi di lager pesavo circa 38 kg. Presi la tubercolosi ed arrivai al punto di non potermi più muovere. Fui liberato dalla prima armata americana il 12 aprile dell'anno 1945. La triste esperienza del lager nazista ha corroso la mia mente, infatti a distanza di tanti anni dalla fine della guerra ho degli incubi al ricordo di quei tempi, e mi sveglio la notte nel silenzio della mia camera, a letto, piango e mi dispero. Ho fatto un po' così, no? Un piccolo riassunto di tutto quello che... E quindi lei mi chiedeva di un episodio in particolare? No, le avevo chiesto di raccontare qualche episodio, ma appunto ci ha letto sì, questa parte, che insomma... Per capire un po' tutto la... insomma, questa triste vicenda, questa triste di sé. Non lo so, se vuole io lo leggo questo... ce ne sono tantissime. Ora, non lo so, se ne ritiene il tempo, non lo so. Ne scegliamo dopo qualche altro. Invece, dottore Torrisi, proprio di questo libro, negli anni 90, è stata fatta anche una rappresentazione in una scuola, con una tecnica particolare. Sì, è stato rappresentato nel 95 in occasione del 50esimo della festa della liberazione, ed è stato contattato il regista Antonio Caruso, che ha fatto la sceneggiatura e la regia, e gli alunni della scuola hanno rappresentato ed hanno interiorizzato molto bene alcuni passaggi del libro di Garofi, una manifestazione molto interessante, che ha visto anche la presenza a Giarre di Tina Anselmi, ex ministro partigiana, la stessa, che purtroppo adesso, qualche anno fa, è morta. È stato utilizzato la tecnica dell'ombra cinese, e i ragazzi rappresentavano al di là di un lenzuolo, e quindi se vedono le ombre, solo delle ombre,
questo voleva significare proprio la disumanizzazione che fu tentata nei confronti degli internati, dei partigiani, di tutti coloro che vissero nei campi di concentramento, e che se riuscirono ad uscirne è stato per l'attaccamento a qualcosa. In entrambi i casi, quello di Garuff e quello di Russo, vediamo l'attaccamento alla identità del sentirsi italiani, da un lato, la fede in Dio come secondo punto, il concetto di famiglia che aspettava lontana e che bisognava raggiungere a tutti i costi, e anche il senso di fraternità, di aiutarsi con gli altri deportati quando ciò era possibile, anche rischiando la morte. Questo è quello che ci insegnano questi due personaggi, come anche altri personaggi vicini a noi. Di Biancavilla abbiamo Gerardo San Giorgio, che ha proprio compiuto a maggio 100 anni e che è stato soprattutto fatto conoscere dal professore Salvatore Borzì, che è il suo maggiore biografo, e che quest'anno ha immaginato addirittura di scrivere una lettera a Gerardo. E in questa lettera, ve ne posso leggere una parte, appunto dice: avevi solo 22 anni, eri nato un secolo fa, il 20 maggio 1921, ma non avevi esitazione alcuna. Hai trovato la forza di urlare al barbaro fascista il tuo deciso no, nell'orgoglio di chi conosce l'inganno e vuole combatterlo, costi quel che costi, con forza di verità, quella che sola può nascere dalla certezza che ogni uomo custodisce in sé valore di dignità per il solo fatto di essere uomo, ebreo, omosessuale, disabile, non fa differenza alcuna, perché la vita non è nella disponibilità di nessuno, essendo ogni uomo valore, fine, mai mezzo per la realizzazione di una ideologia. Figurarsi poi di una barbara come quella nazifascista. E questo è quello che accomuna un po' i tre personaggi che stiamo ricordando stasera. E questo senso anche della dignità umana. E quindi per Garufi e per Russo soprattutto questo, e per Gerardo San Giorgio in più, come peraltro anche per Primo Levi, la cultura. Primo Levi e anche San Giorgio ricordavano passi della Divina Commedia, proprio tentavano di ricordarlo, di recitarlo a memoria, come attaccamento veramente alla cultura che da salvezza. La cultura è quella che può salvare il mondo, e la conoscenza, e attraverso la conoscenza di questi due esempi, anche degli altri che stasera non ricordiamo, è possibile veramente ricordare di essere uomini e non disumanizzare né farci disumanizzare da alcuno. E appunto la conoscenza è quello che parliamo moltissimo oggi. La razionalità, la conoscenza, non farsi abbindolare a destra e a sinistra, ma ragionare veramente con la propria testa. Non accettare delle false notizie, perché oggi è molto presente anche il negazionismo. Basta postare qualcosa su internet e la gente a volte crede. Invece la conoscenza di questi due libri, come di altri esempi, ci fa capire dove sta la verità. E infatti sia Garufi che Russo, ma tutti coloro i quali sono tornati appunto dai campi di concentramento, poi premono proprio su questa conoscenza, sul potere della parola, del racconto, sul fatto che nonostante per loro sia comunque un grandissimo dolore ripercorrere quei ricordi, raccontare, però c'è la necessità che appunto queste storie vengano fuori e che soprattutto premano sempre sul fatto che le giovani generazioni devono conoscerle. Ed era proprio la parola che è quella cosa, quel dono
che abbiamo noi esseri umani per poter comunicare, anche quella parola veniva negata agli internati, perché costringevano a scrivere io sto bene, non vi preoccupate, altrimenti le lettere per la censura non sarebbero passate. Quindi, e tuttavia era l'unico modo per far capire agli amici, ai parenti lontani che si era vivi, anche se le lettere arrivavano, come dice anche la signora Russo, dopo 6 mesi, quindi c'era anche tutta questa difficoltà. Ma dico, anche la parola veniva negata a questi esseri umani. Signora Russo, sì. Mi ha detto che appunto il libro è diviso in 3 parti, una parte storico-scientifica, possiamo dire, la parte delle memorie legate ai suoi familiari e poi racconti appunto di suo padre. Sì, come ho detto all'inizio, io ho scritto di 3 momenti particolari riguardanti prima mio padre, mio marito e mia madre, perché tutte e 3 persone che a me molto vicine, le più vicine della mia vita, hanno subito le conseguenze della guerra. Di mio padre già ho parlato e parlerò ancora, però prima ancora di continuare sulla scia della storia di mio padre, accenno a ciò che ha subito mia madre, perché quando c'è stato lo sbarco i tedeschi si ritiravano da Randazzo, mia madre è di Castiglione di Sicilia come mio padre, della frazione di Solicchiata. Solicchiata è stata bombardata dagli inglesi e invece le case sono state demolite da bombe a orologio che venivano messe vicino alle case. E si diceva, buttavano dagli aerei i bigliettini che avvisavano la gente dicendo evacuate, fate evacuare, perché le case che sono segnate con una X verranno tutte demolite, e così fu. E quindi mia madre rimase senza tetto e per tanto tempo rimase con tutta la famiglia, andarono a rifugiarsi nella storica grotta del Bue. Ma non solo lei, si rifugiarono più di 50-60 persone di Solicchiata e vennero pure a Tarantazzo il padre Mangano con le suore dell'istituto di San Giovanni Antita, credo che sia. Quindi lì, poi l'altra parte invece riguarda mio padre. Stiamo vedendo infatti, signora Russo, sempre delle foto, la lapide in piazza Lauria. Sì. E allora, prima di queste cose c'era il carro armato che entra a Castiglione, perché proprio l'eccidio di Castiglione è stato il 12 ottobre, il 12 agosto del 1943. I reparti militari italiani e tedeschi si trovavano alloggiati e quello italiano a Passo Pisciaro, perché Guizzoni, che era a Enna, è stato chiamato per fare la difesa nella zona di Castiglione, e invece i tedeschi si trovavano nel castello di Cerro perché lì dovevano incontrarsi con Guizzoni, ma Guizzoni non abbia accettato l'invito, perché aveva presagito qualcosa di tragico. E infatti i tedeschi con un carro armato entrarono il 12 agosto a Castiglione, dovevano partire il 16, però il 12 sono entrati a Castiglione e qui all'impazzata, senza scelta e senza organizzazione alcuna, hanno cominciato a sparare a persone inermi che si trovavano sul campo di lavoro. Perché io sono stata toccata da questo eccidio? Perché mio marito Giovanni Portale è orfano di guerra, proprio di questo eccidio. Suo padre Salvatore aveva soltanto 49 anni quando lavorava nel salone di barbiere proprio a San Martino, e avendo sentito la gente gridare alle donne che dicevano stanno salendo i tedeschi, c'è il rumore di carri,
e molti uomini si sono rifugiati all'interno del salone, dove sono rimasti in silenzio, e siccome non si sentiva più nulla, un signore ha pensato di aprire una fessura per vedere come mai quel silenzio che prima c'era stata quella bella onda. E in effetti c'erano alcuni tedeschi dietro la porta che aspettavano proprio questo. Diedero un calcio alla porta, fecero uscire tutti, alcuni riuscirono a scappare, altri li misero in fila. Tra questi c'era mio suocero con il figlio maggiore che si chiamava Vincenzo. E un movimento brusco, non so come sia andata, il fatto che spararono proprio nel collo a mio suocero. Il figlio cercò di soccorrerlo, di portarlo all'ospedale, ma il medico non arrivò in tempo, le infermieri erano poche, l'assistenza fu quella che fu data, quella che fu stata possibile dare, e dopo qualche ora purtroppo morì. Quindi poi giustamente io ho sentito parlare anche personalmente mio cognato, perché i figli emigrarono tutti in America, in Australia, compreso poi mio marito che allora era piccolo, perché dopo la guerra non c'era altro che l'emigrazione. E mio cognato l'ho sentito. Allora, queste sono le lapidi. A Piazza Lauria c'è una lapide dove sono riportati tutti i 16 uomini che sono stati trucidati. Invece poi la scuola ultimamente ha realizzato assieme al comune dei progetti, e Castiglione, che è stato teatro di guerra, adesso mostra in modo, diciamo, così come ha potuto fare, delle 16 lapide direttamente sui luoghi dove queste persone sono state uccise. Questo è proprio a San Martino, dove mio suocero aveva il salone di barbiere. Vediamo intanto se c'è magari qualche commento, qualche domanda in diretta, e approfittiamo per ricordare che, essendo appunto in diretta, potete anche inviarci delle domande oppure semplicemente dei commenti che leggeremo appunto in diretta. Io in merito... Sì, concludo il discorso, signora Russo. In merito alla religiosità e alla censura del professore Torrisi, io volevo aggiungere un brano particolare, dove non leggo la lettera, perché la lettera è, diciamo, originale, però è abbastanza lunga, dove mio padre scrive, dopo che è stato nel primo lager, è stato poi a Mühlberg, è stato a Dresda, è stato ricoverato a Zeitan, chiamato Campo di Morte. E da questo campo di morte, da questo ospedale, lui scrive una lettera a mio nonno, a mia nonna, una lettera che lui stava benissimo, che il Signore lo stava aiutando, che il Natale l'avrebbero trascorso insieme: mamma, preparami il vestito nuovo, mamma, preparami le scarpe con le luci, devo andare a trovare la mia fidanzata, e così via. Ma vorrei leggere invece di contro quello che invece lui raccontava di quel momento brutto in ospedale. Sì. Sì, intanto noi stiamo vedendo proprio il documento, proprio la lettera spedita dall'ospedale da campo. La cosa che è questa è la lettera che mi ho ricevuto, perché poi ho fatto tante ricerche in Germania negli archivi, e questi documenti che voi vedete sono documenti che mi sono pervenuti dalla Germania, esclusa la lettera che ho trovato nel fascicolo personale, perché era stata perquisita non so come in famiglia, non ho capito come, quindi l'ho trovata là. Ora vi volevo leggere invece quello che sì, prego. No, prima questo. Allora, quello che lui raccontava invece dell'ospedale: vedevo tanti ricoverati giovani come me che erano cadaveri viventi, finiti, che non possedevano più che pelle e ossa, mostravano il corpo pieno di ferite purulenti. Lui dice per loro, però non dice per se stesso, perché lui non era stato ferito, ma era gravemente ammalato per qualche altra cosa, per qualche altro motivo. Il volto sfigurato a causa di violente frustate, provava una grande pena per loro. Si contorcevano sdraiati su tavolacci tremanti e febbricitanti, in uno scenario a dir poco indecente. Chiudevo gli occhi per non vedere, i brividi infatti invadevano il mio corpo.
e cercavamo, eravamo nel fondo dell'inferno, il dolore insopportabile, io ero stentato a riconoscermi, eravamo nel fondo dell'inferno, innalzavamo grida di invocazione a Dio, di richiami di nomi familiari, sussurravamo tutti la parola mamma come invocazione d'aiuto. I morti si contavano a decina, si moriva di fame, di freddo e perché no anche di malinconia. I medici e le dame, eccetera, eccetera. E poi lui dice che c'era un colonnello medico italiano che faceva, che ripeteva forte al medico tedesco: è morto di fame, è morto di fame. Invece loro mettevano nella diagnosi un'altra motivazione, mentre lui gridava: vedi che è morto di fame, è morto di fame. E la verità non veniva mai scritta sulle cartelle cliniche. C'era un medico che eseguiva delle operazioni senza narcotico, grida forsennate, poi ci fu un bombardamento sull'ospedale, ci fu nessuno è stato messo nelle possibilità di uscire perché erano tutti malandati, morti, ferite, fiamme, ci fu l'inferno in quel momento. E no, poi volevo dire che per mio padre, poi quando tornò, lui raccontò tutte queste cose, certo in un modo tragico, che poi io ho cercato di riprendere nel miglior modo dei modi. E soltanto dopo tanti anni io ho incominciato a sapere che c'erano la croce di merito, la medaglia d'onore, e quindi ho fatto pure la domanda per ottenere la medaglia d'onore che voi vedete, che io ho messo nelle slide. Abbiamo infatti nelle slide, adesso la vediamo. Sì, la medaglia d'onore che è stata il 27 gennaio dell'anno scorso. E adesso io sto aiutando molta gente perché abbiamo aperto un gruppo di Sicilia Cultura IBE, ma mi sono praticata per far aprire anche per istituire la NEI in Sicilia, l'Associazione Nazionale degli Internati Italiani, e che stiamo portando avanti. È consigliera della NEI, ma anche fondatrice. Angela Daruffi è stata un'amica che io ho coinvolto e che è anche lei consigliera della NEI. E assieme abbiamo portato delle iniziative. Io ho pubblicato anche nel mio libro una sua opera, perché il 25 aprile di quest'anno abbiamo messo ai balconi delle scritte, tutte però decorate. Siccome lei è un'artista, era la più bella, io l'ho messa anche nel mio libro col suo permesso, ma è più reticolata nel mondo. E volevo dire che ho messo pure una bandiera lì nelle mie slide, perché ora la andiamo a prendere. Credo che l'abbia messa, sì. Sì. Quando loro sono rientrati, e c'è un passo bellissimo, perché io lo scrivo proprio, c'è scritto un compagno che non era, però non era uno, diciamo, uno con lui nella stessa baracca, però era nello stesso treno quando arrivarono al Brennero, e lui questa bandiera l'aveva nascosta, e su questa bandiera c'era scritto: morte di fame ma non traditore. Quindi è stato il simbolo proprio della loro sofferenza e anche del loro sacrificio, ma anche della loro fedeltà alla patria. Perché è poi una cosa molto commovente, perché loro, io non lo posso leggere, è molto lungo, dice: quando noi siamo arrivati al Brennero, noi abbiamo pianto di gioia, ci siamo buttati per terra e abbiamo baciato proprio la terra, ci stringevamo l'uno con l'altro, non credevamo più che potevamo arrivare in Italia. Ed era così tanta la commozione, perché veniva trasmesso dall'altoparlante la canzone di Beniamino Gigli, Mamma sono tanto felice, e questa canzone li ha fatti piangere veramente tutti assieme, un pianto sia di dolore ma anche di gioia, perché avevano raggiunto già la loro patria. E lei, signora Russo, peraltro ha presentato un progetto, questo lo possiamo dire, perché vorrebbe anche tradurre il libro in Braille. Ah, questa è una bella iniziativa che ho fatto, perché io l'anno scorso, come membro, come consigliere dell'ANEI, ho avuto la possibilità di presentare un progetto al Ministro della Difesa,
per avere dei fondi per realizzare qualcosa per diffondere la conoscenza del Yemen. Ed io ho pensato appunto di poter tradurre in braille a qualche brano del libro che ho scritto. Ma non solo questo, ho contattato anche qualche regista del luogo perché volevo mettere in scena qualcosa di particolare, diciamo, di queste scene belle e meno belle, anche per farle conoscere nel territorio, per portarle nelle scuole, così come è stato anche col prestito Torisi. Una cosa molto significativa che io penso che sia una delle prime che si possa fare è quella di portare avanti un'indagine sulle ripercussioni che abbiamo vissuto noi figli in famiglia vivendo e convivendo con le sofferenze dei nostri genitori, perché non è facile andare avanti, soprattutto quando si è diciamo assieme a diverse persone che hanno subito queste questo dramma, chiaramente. Io dico andiamo che il 12 agosto ancora, dopo diciamo 77 anni, tutti gli anni, io non ho 77 perché per Castiglione da quando mi sono sposata, tutti gli anni, il 12 agosto, la ricorrenza a Castiglione la fanno, e io, mio marito e i miei figli da piccoli siamo stati sempre a Castiglione, qualche volta adesso anche i pronipoti. Io vi posso fare vedere, soltanto un'immagine significativa del libro. Ricordiamo che anche la signora Russo era un'insegnante, è un ex insegnante in pensione. Sì, io volevo fare vedere questa immagine che è molto significativa, perché io nel libro in prima battuta ho messo mio padre perché mio padre è il vero testimone, io sono la depositaria, ma questi sono i miei piccoli nipoti Agnese, Damiano e Diego, a cui ho messo la dedica proprio, che la posso leggere: affido a voi miei nipoti Agnese, Damiano e Diego la custodia delle memorie del passato, perché loro possano contribuire a creare un futuro migliore. Quindi questo è quello che io adesso, con le dediche particolari però ai miei nipoti che conserveranno. E poi ieri sera già un nipote, Damiano, quando ho visto questo libro mi ha detto: nonno, ma per tu perché l'hai scritto questo libro? E io già gli ho spiegato, ma non si può credere come lui sia stato attento a farmi delle domande continue, perché lui voleva sapere quello che io avevo scritto in questo libro. Ho detto: poi magari tu l'avrai e lo leggerai appena lo avrai fra le mani, perché ancora non l'ho consegnato. Certo, e ricordiamo infatti che il libro è uscito il 27 gennaio e si può acquistare su eBay oppure direttamente da lei. E andiamo a leggere un commento che è arrivato in diretta. Ah sì, questa è la copertina del libro, lo vediamo. E ho avuto il patrocinio sia del Comune di Castiglione, dell'Uni3 e anche dell'Associazione Cultura Storia Patria. Poi inoltre c'è la locandina della sessione della NEI che io vi ho mandato, magari dopo, poi non lo so. Sì, adesso andiamo. È qua, l'abbiamo trovata, la mandiamo in onda. Sì, sì. Sì. Questa, noi abbiamo fatto tante iniziative, è il giorno della memoria, 73 anni dal riconoscimento dell'Associazione Nazionale degli Ex Internati, la nostra associazione che è la Sicilia, nel giorno della memoria abbiamo cercato di rendere onore a tutti i deportati dai leger nazisti, ma in particolare agli internati militari, che sono stati quelli che sono stati dimenticati dallo Stato, e noi cerchiamo di farli conoscere, e io personalmente ho portato al monumento dei caduti un mazzo di fiori con i colori della bandiera e questa pergamena affissata lì ancora con la bandiera, col tricolore, ancora rimane lì. Andiamo a leggere il commento, dicevo, che è arrivato intanto.
ai miei alunni di qui di quinta, in questi giorni ho fatto scrivere e spiegato la famosissima poesia di Primo Levi, ed ogni volta, poiché lo faccio in ogni quinta, essi rimangono tristemente conquistati dal contenuto di questo fortissimo e incisivo testo poetico, anche perché per spiegarlo bisogna raccontare ciò che è stato. In seguito a ciò ho avvertito una certa contrarietà da parte di qualche genitore. Al di là della mia personale convinzione, credo infatti che già a quest'età i bambini, non continua, che già a quest'età, insomma, i bambini dovrebbero conoscere appunto la storia. E questo era il commento di Graziella Sgroi, che è un'insegnante anche lei, e poi abbiamo il commento di Magda Coco e Daniele Marino: per lottare per i diritti dei bambini bisogna partire proprio da lì, dal giorno della memoria. Ah, sì, sì, il commento di prima della signora Sgroi dice in seguito, lo riprendo, al di là della mia personale convinzione, credo infatti che già a quest'età i bambini debbano cominciare a conoscere la storia del Novecento, come si faceva fino a qualche anno fa, e nessuno si sconvolgeva per questo. Chiedo, è giusto far conoscere la storia della persecuzione razziale ai bambini? Quindi questa è una domanda rivolta a voi, la chiediamo, la rivolgiamo al dottore Torrisi. Sicuramente sì, c'è modo e modo di presentare naturalmente la storia, però se è saputa presentare è molto ma molto importante che i bambini fin da piccoli capiscono queste cose. Si può partire anche da un avvenimento che succede in classe, per poter spiegare il valore della persona umana, il significato di essere persona, che vuol dire essere valore in quanto tale, non per la ricchezza, per la bellezza, per le prestazioni fisiche, per qualsivoglia attività, ma proprio per il fatto di essere uomini sia valori. Quindi noi non abbiamo valore, noi, anche voi bambini, siete valore. I bambini lo capiscono, ci seguono, ci sentono. Forse sono i grandi a sbagliare in una iperprotezione che rende invece i bambini fragili dinanzi agli affanni, ai disagi della vita che prima o poi, bene o male, si incontreranno. Per esempio, io sono convinto che anche i sacrifici che il Garufi da bambino aveva fatto, lui era stato proprio a lavorare con i muratori, prima ancora figlio dei contadini, ma questi sacrifici proprio sono stati quelli che poi, in quella difficoltà, sono riusciti a salvarlo. E essere semplice, genuino, essere umile ma non abbassarsi dinanzi agli altri, sono degli aspetti che l'educazione fin da bambino avevano i genitori dato a lui e che hanno contribuito sicuramente alla sua salvezza, anche se poi, come diceva la signora Russo, per altri aspetti il campo di concentramento resta sempre all'interno del cuore. Anche quelli che non chiamiamo sommersi ma chiamiamo salvati, in qualche modo un aspetto dell'essere sommerso lo portano sempre dentro di sé. E proprio nel libro della Russo, in quel rapporto bellissimo padre-figlia, sta proprio la possibilità di recuperare e di finalmente uscire da questi tormenti e nella comunicazione agli altri sia anche, come dire, la soddisfazione, come dire, o quantomeno il dovere che viene fuori nel dire: io vi ho avvertito, io ho vissuto questo, adesso sta a voi creare mondi nuovi, un mondo più giusto.
Andiamo a finire sempre il commento di Graziella Sgroi, che continua: infatti io parto sempre dal film ricco di poesia e dolcezza, La vita è bella, un film che spiega tutto senza una sola scena di violenza. Poi abbiamo l'altro commento di Deborah Rinaldi: ho due figlie, una in terza elementare e una in terza media. I loro insegnanti hanno trattato l'argomento del giorno della memoria, ovviamente in modo diverso. Io sono d'accordo sul fatto che anche i bambini debbano sapere. Signora Garufi, a proposito appunto del sapere... Un problema della che si sta scaricando purtroppo il cellulare, che mia figlia non trova il caricabatterie. Allora, mi dica, mi stava dicendo, se ci riesco. Stiamo parlando appunto sempre di questo, del valore, dell'importanza della conoscenza, del sapere, soprattutto riguardo appunto ai bambini. Lei mi diceva che una priorità di suo padre era proprio quello di far conoscere, quando poi lui era tornato... diceva sempre, i giovani devono sapere. Tant'è che lui... il suo lavoro era quello di stuccatore, quando è tornato poi ha fatto il bigliettaio, e quindi sul pullman non faceva altro che, insomma, che parlare di questa sua esperienza, e, insomma, come se fosse quasi un insegnante, oserei dire. Quindi diceva anche che ha girato l'Italia e è andato No, proprio questo, per trasmettere questo seme della memoria, per sì, importante, era importantissimo per lui questo. Infatti non ha fatto altro che girare col suo fazzoletto a righe di partigiano e girare tutte le scuole, appunto per la memoria appunto della pace, della libertà, dell'amore per la vita, questi valori, i valori importanti. Sì. Il commento di Deborah Rinaldi continua dicendo: la piccola Matilde era molto curiosa, e lei mi raccontava anche di come suo padre, signora Garufi, di come suo padre si commuovesse nel raccontare e anche trasmetteva questa commozione, che è diverso poi dal leggerlo chiaramente su un libro. Sono preoccupata per questo fatto che sta per finire la comunicazione, che si sta scaricando. Mi stava dicendo lei, la commozione di mio padre, parlava della... Sì, mio padre spessissimo, sì, si commuoveva nel ricordare, anche perché parlava spesso di questa sua esperienza. E infatti lei mi aveva accennato, dice, scelga qualche episodio. Io avevo scelto questa dell'incontro con un ragazzo. Aspetta, vediamo se lo trovo qua per ritrovarlo. Cioè, incontrò questo ragazzo, purtroppo così la famiglia. Allora, mi scusi. Sì, prego. Andiamo. Un ragazzino mi parla in jugoslavo, qualcosa capisco, le dico, sono italiano, so parlare poco italiano, risponde. Tu così piccolo sei qui, come mai? Purtroppo è così, siamo rastrellati tutta la famiglia, mio padre, mia madre, i miei fratelli più piccoli. Quando sono giunta in Germania eravamo assieme, poi siamo stati divisi, ma credo ormai i miei genitori sono morti, anche i miei fratelli. Può essere il caso che un giorno poi ritrovarle, risponde appunto il ragazzino, da qui non torna nessuno a casa, italiano. Vuoi dirmi come ti chiami? Mi chiamo Tony, sono di Sarajevo, ho 15 anni, e tu come ti chiami? Come te, Tony. In italiano Nino, e il tuo cognome? È difficile che te lo dimentichi, presto o meglio così. Ora vado a cercare i miei compagni, sono più vecchi di te. Mi scendono le lacrime, lui capisce, non piangere, ogni mattina ti vengo a trovare, quando tu non mi vedrai vuol dire che sono morto. Qua sta per finire comunque. Vuol dire che sono morto. Allora, è giunto il nostro momento, ci portano fra i boschi e i monti, giungiamo sul posto, c'è breccio, ci sono pali, pighi, e prendo un bigo, comincio a scatenare il breccio. Sa quanto tempo l'ha interrato, si fanno piazzali per i cannoni, sentiamo lontanamente i colpi di cannone, domandavo quelli vicino a me, è vero, chissà se faranno in tempo a liberarci. I tedeschi ci intopperanno la bocca prima che giungiamo qui.
Ancora è chiaro, le 3SS ci fanno smettere del lavoro, mettiamo tutti gli arnesi al suo posto, ritorniamo nella stessa strada unendoci nella grande massa. Un sergente di statura media, robusto, baffi alla Hitler, assassinava giornalmente dai 10 ai 12 deportati. Era il terrore per tutti noi, col suo manico di pico, flagellava il cranio, ci sputava in faccia, dicendoci tante brutte parole, faceva tremare anche le pietre. Molti nuovi arrivati duravano non oltre 5 giorni, eppure c'era gente del 32, austriaci, spagnoli del 1935, polacche del 1939. Degli anni successivi, tutta Europa eravamo lì, schiavi dei tedeschi, ad essere sorpresi, sopportando tutte le loro sevizie. Non ci sentiamo più? La sentiamo, signora Garuffi. Sì? Sì. Allora, il piccolo Tony lo vidi il secondo e il terzo giorno. Questa volta ti dirò addio. Perché non vuoi più vedermi? Non è questo, guarda le mie mani. Agitandole gli cadeva la carne delle dita. Povero ragazzo, non lo dimenticherò mai. E la temperatura era 27 sotto zero. Molti cadevano durante il lavoro, lungo le strade, come dei passerotti. Nella confusione rimanevano nudi sotto la neve. Il terzo giorno, con i 3 giovani della SS, andavamo al solito lavoro. C'era un signore ben vestito in nero, camicia bianca, occhiali con la montatura d'oro. Giunta assieme alla solita squadra, non sapeva che cosa doveva fare col piccone. Lo ha avvicinato ad aiutarlo, come doveva fare col pico e col badile. Non aveva mai visto. Cerca di darti da fare, altrimenti la SS ti bastona e mi comprometti anche a me, prendo pure io delle bastonate. Gli dissi: di dove sei? Ebreo o ungherese? Se lo dici ai tedeschi che sei ebreo, in 5 minuti sei morto. La SS capì che si stava chiacchierando, uno dei 3 ha smanicato un pico, dirigendosi verso di noi. Allora mi sono messo a piccare svelto, quando sento 2 colpi sulla schiena, un colpo sulle spalle. Mi esce il sangue dalla bocca e dal naso. Sono disteso come morto sul breccio. Sarebbe le pietre, un pietrame. Allora, sul breccio. Ho la forza di girarmi e guardare. La SS pronto per il colpo decisivo. Lui, vedendomi pieno di sangue, si spaventa. Abbassa piano il braccio che impugnava il manico del pico. Mi alzo, piccanti, i colpi non hanno senso, sono tremante, piango come un bimbo. I miei compagni mi chiamano fra di loro mescolandosi. Qualcuno mi passa la neve per pulirmi il naso e la bocca. Gli dico: come ti chiami? Sanizio Ezio. Che poi lui si preoccupa di cercarlo, questo, perché poi morirà questo ragazzo di Trieste. Lui si va in lungo e largo, va addirittura, c'era allora la trasmissione di Enzo Tortora, ma comunque non è riuscito a trovarlo, è stato dal vescovo, insomma ha fatto di tutto. Un altro mi dice: sono di Udine, mi chiamo Della Giusta Gino. Un altro mi dice: sono Stelli Mari di Monfalcone. Mi sento meglio. Siamo in 4 gli italiani. Nel frattempo domanda la SS a una persona anziana: sono ungolo. Sei ungaro, sei Jude? Si incomincia a bastonarlo fino a quando muore sul breccio. Quella persona, ancora elegante, appena arrivato, parla bene il tedesco. Capisco che le dice: sono Jude ungherese. Incomincia a suonare legnate, cerca di guardarsi con le braccia, ma poi le braccia non le può alzare, tutto il corpo le riceve dappertutto, cade disteso per terra. La SS con rabbia lo prende e lo butta al di sotto del muro. I suoi occhiali rimangono appesi in un ramo di rove, imbiancato di neve. Le guardiamo furtivamente, straluccicono. Notiamo che ancora respira. Circa un'ora prima della fine del lavoro è morto. Quindi, insomma, la vita era niente. Non aveva nessun valore. Erano degli insetti che dovevano essere schiacciati. Lei diceva addirittura che i soldati parlavano di pezzi, non di persone, no? Certo, quando parlavano di pezzi, quando loro salivano appunto su questi vagoni,
Sì, chiamavo tot pezzi, sono sì, proprio pezzi. Andiamo a leggere l'ultimo commento. Antonino Anastasi scrive: IMI, internati militari italiani, una triste pagina della seconda guerra mondiale poco riportata sui libri di storia. Esattamente, infatti era proprio questo l'intento di questa sera, dar voce appunto anche a questa parte della microstoria che poi va a comporre quella che è la macrostoria. Signora Garufi, un altro episodio, adesso non c'è tempo di leggerlo, lei mi ha raccontato poi della bellissima scena, dell'emozione del ritorno a casa, che poi è la conclusione del libro, quando il signor Garufi con il treno raggiunge la stazione di Giarre, torna a casa in via Nicolò Tomaseo e addirittura non gli aprono, insomma, subito è caduta la signora Garufi. Sì, preside Torrisi, appunto, le conosce bene il libro, che si conclude così, con il ritorno di Garufi a casa, che però nel primo tempo non viene riconosciuto. Sì. E quindi potete immaginare questa la prima parte dell'incontro, le due persone come se non si conoscessero, no? E poi l'esplosione di gioia e l'abbraccio con il padre e con i parenti. Signora Garufi, il primo abbraccio poi è stato con la sorella che si trovava per strada e quindi l'ha riconosciuto per strada, e si chiude così il libro, insomma, mi diceva. Il libro, dicevamo poco fa che quando lui comunicava si commuoveva, è vero, io l'ho avuto anche ospite con i ragazzi, ma anche la scrittura, non essendo lui uno scrittore, risente molto di oralità. Leggendo il libro è come se noi lo sentissimo parlare. Ancora oggi io sento un po' la sua voce, questa voce calma, tranquilla. Poi un fatto strano è che lui non dimostrava nemmeno il profondo, da un lato il dolore profondo che aveva, dall'altro lato non si sentiva affatto un eroe, e addirittura era anche capace di essere autoironico. Abbiamo letto, se ci avete fatto caso, l'espressione: i nostri veri compagni erano le pulci, cioè anche questo suo essere. Era proprio probabilmente gli è anche servito per tirarsi fuori, per passare questa tragedia. E io devo chiudere, però spero di... Noi come di Società di Resa in Storia Patria abbiamo anche una pagina Facebook, in questi giorni è aperta per la lettura a tutti, mentre possono pubblicare soltanto i soci. Abbiamo pubblicato parecchio sull'Olocausto, abbiamo anche pubblicato le prime due parti del libro dell'Assicano Russo, l'introduzione del professore Mineo e la nota storica del professore Belfiore, e potremmo continuare anche in seguito con lo stesso libro dell'Assicano Russo, ma abbiamo pubblicato anche note storiche, riflessioni varie di diversi soci della nostra associazione. Quindi a voi, se volete, la ricordiamo, la pagina Facebook della Società Giarrese di Storia Patria e Cultura. C'era un altro commento di Anastasi che diceva appunto che il padre era stato anche lui un internato militare italiano. Io ringrazio la signora Carmela Russo, ricordo che appunto il libro Lui era mio padre è uscito il 27 gennaio, si può acquistare su eBay oppure direttamente da lei. Signora, noi la ringraziamo e sicuramente la riavremo ospite se vorrà, perché ha tanto da raccontare, lei ma anche la signora Garufi e sicuramente anche altri, ed è importante appunto dar voce a questa memoria. Ringrazio il professore Carmelo Torrisi, vicepresidente della Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura, e attraverso lui anche il presidente Nicolò Mineo. E ringrazio Antonietta Rita Garufi, anche il libro del padre Antonino Garufi,
Diario di un deportato, credo adesso si possa acquistare online. E la dottoressa Garufi non la ritroviamo più. Io vi ringrazio per essere stati con noi e spero di riavervi ospiti. Grazie e buonasera. Buonasera. Adesso, dopo lo stacchetto, la seconda parte del nostro programma. Seconda parte del nostro programma interamente dedicata alla musica e nello specifico alla musica dei Beddi, musicanti di Sicilia. Abbiamo con noi ospiti Davide Urso e Ottavio Leo. Buonasera. 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 E appunto in rappresentanza di tutto il gruppo. Intanto, appunto chi sono i Beddi? Lo chiedo a Davide Urso, che in questo caso appunto rappresenta il gruppo, ma è voce e anche poi è tamburo, mandolino, marranzano, insomma, diciamo è voce e parte strumentale del gruppo, mentre Ottavio Leo è coproduttore artistico e ingegnere del suono. Intanto buonasera a tutti, io sono Davide Urso. Oltre a essere un musicista, sono anche l'autore di buona parte dei brani dei Beddi, per me è una cosa di cui vado molto orgoglioso. Mi chiedevi chi sono i Beddi? I Beddi sono un gruppo che esiste da più di 15 anni, quasi 16, nella scena della musica siciliana, nata nella scena della musica siciliana folk, ma ormai non siamo più un gruppo di musica folk, ma siamo un gruppo di musica siciliana, difficilmente etichettabile. Insomma, abbiamo tanti strumenti, sia del parco tradizionale, sia strumenti della musica moderna. Che dire di più? Cosa vuoi sapere? Allora, voi i Beddi nascono nel 2005, poi possiamo dire rinascono nel 2008, perché nel 2008 c'è questa svolta. Questa trasformazione. Soprattutto dal punto di vista proprio degli elementi, rimango solo io, gli elementi cambiano completamente ed entrano quelli che poi hanno fatto la storia dei Beddi, quindi Mimì Sterantino, Giampaolo Nunzio e Pierpaolo. Li presentiamo, vediamo anche una foto in cui siete tutti e intanto magari mi puoi dire appunto i nomi di tutti quanti i componenti. Vediamo questa foto, c'è la passi o no? Vabbè, sì. ti dico il nome intanto. Il nostro frontman, il cantante e anche chitarrista, si chiama Mimì Sterantino. Lui è anche un cantautore, anche un progetto suo, più di un progetto suo. Ci fa l'onore di essere da tantissimi anni ormai, più di 12, il cantante e anche il frontman dei Beddi, musicanti di Sicilia. Lui suona anche la chitarra, suona il mandolino, l'armonica, e quindi vocalist ma anche polistrumentista. Poi abbiamo l'altro polistrumentista e l'altra voce dei Beddi, il grande Giampaolo Nunzio. Lui è tra i musicisti più talentuosi della scena folk siciliana, suona la zampogna, i flauti di canna, l'organetto, il mandolino, il maranzano, insomma anche lui tantissimi strumenti, il buzzughi, il flauto traverso, suona quindi questi strumenti con grandissima qualità. E poi abbiamo il nostro contrabbassista che si chiama Pierpaolo Alberghini. Questo nella formazione in quattro, ma adesso siamo in sei. C'è anche la batteria di Alessio Carastro e la chitarra elettrica di Francesco Frogà. Intanto abbiamo trovato la foto. È arrivata. È arrivata. Questa foto l'abbiamo fatta alla fine del primo lockdown, quindi quando ci siamo potuti rivedere, in questa location molto particolare. C'è questo contrasto tra questo ambiente un po' barocco e questo vestiario un po' alla Django Reinhardt, insomma, un po' più moderno, un po' più particolare, anche per sdoganare quello che siamo, questa musica che non è più folk. E quindi per diciamo individuarvi, rimettiamo la foto.
partire okay. da sinistra abbiamo Giampaolo Nunzio. Giampaolo Nunzio che c'ha l'organetto in mano, poi ci sono io col mandolino, all'impiedi Alessio Carastro, il batterista, poi c'è Mimì Sterantino che abbraccia la sua chitarra, poi c'è Francesco Frudà con la sua chitarra elettrica e infine al contrabbasso si vede, è bello grande, Pierpaolo Alberghini. Bene, intanto prima di andare avanti vediamo un video. Quando viro a Tia. Ah, mandiamo il video qui. Vabbè. Mandiamo il video, sì. Mattina non c'è sole che mi sconza sto dolore, e la sera non c'è frisco che mi astuta sto disio. La notte non è giorno ma lo stesso mi arrosbiglio, la fame scomparì e la sede si nio. Quando vira Dio, vincio petto che guarire. Quando vira Dio, saudo passo un talavia. Quando vira Dio, ricordo tutta Ave Maria. Quando vira Dio, mi si spoda fantasia. Un quaglia la ricorda, che uno pazzo li riscotta, lo sfurno pare buono, non te canta e non te suona, non coglio più lo meli, non serve visto male, a gramigna in la vigna, la racina mi commoglia. Quando vira Dio, vincio petto che guarì. Quando vira Dio, l'auto passo in la via. Quando vira Dio, porto tutta Vin Maria. Quando vira Dio, mi si spoda fantasia. Una grazia da tua voce, dince ti ami con noi, qui la danza tutto passo, io sto ballo di lulasso. Non sento manco freddo, d'amore mi commoglio, potente come braccia, se lo sole cama brucia. Quando vira Dio, vincio petto che guarì. Quando vira Dio, auto passo tutta la via. Quando vira Dio, ricordo tutta Vin Maria. Quando vira Dio, mi si spoda fantasia. Orna disgraziate non mi carmoni prurito, a sti orna benedetti mi imbriaco senza butto, senza butto e senza vino, persa testa lo mattino, persi anche la ragione e ti vedo tutti ignuni. Quando vira Dio, vincio petto che guarì. Quando vira Dio, auto passo un la via. Quando vira Dio, porto tutta Vin Maria. Quando vira Dio, si spoda fantasia. Sare di Lupetto, mi venne lo vedetto di gonzare di Luletto, a diventare vastaso, un talo sonno io te passo, con la bocca e con le mani ti slasso l'arranzano. We'll be right back.
E questo era il video Quando viro a Tia, e ne approfittiamo appunto, appunto del video per parlare dell'album e di questo nuovo progetto. Raccontiamo un po' il video, che dici Rita? Io lo racconterei con Ottavio, che ha coprodotto insieme a me questo lavoro discografico, da cui poi è uscito questo primo videoclip. Perché? Ottavio, vuoi dire il perché? O ti vuoi aggiungere quando vuoi? Sì, lo posso dire io. Interagiamo di più, così sembra più un programma. Infatti, sembriamo in studio, così sembra, così sembra più un programma in diretta. Come avresti sicuramente detto tu, Quando vi datti è il pezzo più importante dei Baddi, è il pezzo che insomma ha fatto più successo negli anni, è il più richiesto ai concerti, ha più visualizzazioni su internet, insomma è quello che anche a livello di arrangiamento, di produzione, ha subito una metamorfosi più sostanziale e sostanziosa rispetto agli altri, quindi aveva tutte le carte in regola per essere il primissimo singolo apripista a questo disco che uscirà, ripetiamo, a marzo. Che dire, il video è stato realizzato da una sound artist molto molto brava. È stata una scelta, sì, secondo me molto azzeccata, quella di dare ai disegni il racconto della storia, e adesso Davide dirà il resto riguardo al brano. Ok, allora, lei si chiama, la sound artist si chiama Gabriella Compagnone, che ha realizzato il video insieme a Giuseppe Gonzales in un lavoro di squadra. È stata una scelta quasi forzata, perché in un periodo in cui siamo chiusi a casa non potevamo fare altro che scegliere un modo diverso per raccontare la nostra musica in un videoclip. Però alla fine questa scelta è stata veramente, come ha detto Ottavio, azzeccata. Allora, questo brano è un brano conosciutissimo per chi ama il folk siciliano, ma non solo. È un brano che ci ha portato tanta fortuna, e noi l'abbiamo rifatto nella versione in 6, molto simile alla versione live che portiamo sui palchi da anni. Questo brano, insomma, è un po' più acustica, possiamo dire. Un po' più moderno, un po' meno folk, diciamo. In effetti questa scelta un po' particolare di realizzare un disco che è a metà strada, fa un The Best Of, quindi con i brani più conosciuti dei Baddi, è un disco di inediti, è una scelta particolare che è dovuta dal fatto che le persone ci chiedevano un disco che somigliasse molto al live che da qualche anno portiamo in giro, quindi alla musica che facciamo sui palcoscenici, che portiamo sui palcoscenici. E allora con Ottavio, che da 4 anni è anche il nostro tecnico del suono nei concerti live, ci siamo guardati e abbiamo detto: che fa? Lo produciamo un disco che racconta il nostro live degli ultimi anni? E lui ha detto: sì, però raccontiamo solo questo. E io ho detto: no, ho scritto anche dei brani nuovi, prepariamoli, aggiungiamo e vediamo cosa viene. E alla fine è venuto questo disco che si chiama Non chiamateci Fox Singer, che a nostro parere è molto interessante. E poi abbiamo detto: dobbiamo lanciare come primo video, come videoclip, come primo singolo, il brano che ci rappresenta di più, e appunto Quando vi rattia. Andiamo a leggere intanto anche i commenti che stanno arrivando in diretta. Il primo era Sandy Sciuto, che chiede, è una domanda: buonasera ai Baddi, come nasce un vostro brano? Bello, decidete voi chi risponde, o anche tutte e due, insomma. In questo caso devo parlare io, perché io scrivo la maggior parte dei brani, ma mi occupo anche della ricerca musicologica, ok? Quindi io posso parlare di come io, Davide Urso, compongo un brano, perché ognuno ha una tecnica, un sentire diverso. Io scrivo prima una melodia che mi passa per la testa, con delle parole magari a caso inventate, e poi
in base a come sento, al sapore di quel sound, trovo un tema, un argomento e inizio a scrivere. Scrivo, come un pittore che mette colore, poi aggiunge poi cambia il quadro, fino a costruire la versione finale, anche perché a un certo punto un brano è come un figlio, prima o poi lo devi lasciare andare. Dico, per me va bene così, lo porto in studio, quando proviamo con i belli, insieme a tutti, in perfetta democrazia, costruiamo una struttura nuova e gli arrangiamenti. E nel caso di Ottavio, abbiamo costruito dei nuovi arrangiamenti in studio, man mano che registravamo con i ragazzi. Quindi il suo ruolo è stato quello di, ora ve ne parlerà pure lui, di costruire e rendere omogeneo questo nuovo suono che stiamo portando in giro, che non è più folk, ma è una musica che è una commistione di generi. Ottavio, due parole su quello appunto, che abbiamo detto. Sì. Leo, appunto, cos'è questo suono nuovo? Ma il suono nuovo dei Belli, diciamo che è stato creato dai Belli e dal pubblico dei Belli, che negli anni, sempre più grande e calorosa ai concerti, ha fatto capire qual era la direzione che ho preferita e quella che poteva, nella formazione a 6, funzionare meglio e andare avanti. E un suono nuovo dei Belli è un suono fondamentalmente pop, ovvero in un disco di musica di base folk, con testi in siciliano e strumenti tipici della tradizione come il mandolino, la chitarra battente, il flauto, il tamburello, eccetera, sono stati inseriti strumenti elettrici tipici del rock pop, come il basso elettrico e la batteria, insomma, completa di gran cassa, rullante, tom e compagnia varia, la chitarra elettrica, a volte anche con un po' di distorsione. E poi, insomma, è molto interessante l'attitudine che viene messa nella stesura dei pezzi e nell'arrangiamento, ovvero si cerca di dare un piccolo assaggio di molti generi in modo tale che il brano alla fine risulti vario, come a livello di vari generi musicali, però è omogeneo col resto della produzione dei Belli, che non vada completamente in antitesi un brano con l'altro. Questo lavoro, devo dire che prima ovviamente è stato fatto dai ragazzi, ancora prima che entrassi io, insomma, nella squadra, anche con i tecnici precedenti, già con i dischi precedenti, questa strada era stata intrapresa. Poi col mio arrivo, piano piano, inserendo un'idea qui, un'idea lì, si è riuscito a ancora meglio perfezionare, fino ad arrivare appunto alla realizzazione di questo disco, che è l'opera che rappresenta di più i Belli in questo momento. Sicuramente li rappresenta al 100%. Andiamo a leggere un altro commento che è molto lungo, e cerchiamo di riassumerlo. Allora, è Gennaro Miano che ci scrive, che salutiamo. Peraltro Gennaro l'abbiamo ospitato, oh. È un cantautore amatoriale, diciamo, per di lui scrive per diletto. E ci scrive, e lui è dal Belgio, ci scrive: ciao Rita, che piacere vedere i Belli ospiti da te, ti racconto un aneddoto che li riguarda a loro insaputa. Nel 2008, quando uscì il loro album Pioku e Pamuri, mia sorella comprò il CD nella bancarella a Fiume Freddo durante il loro concerto. Io abitavo a Roma, dove lavoravo, e seguivo un corso di ceramella e suonavo in un gruppo di musica popolare del Basso Lazio. Conobbi un suonatore di Zampogna, Giuseppe Gennaro, che era appassionato di musica popolare. Pensai bene di fargli ascoltare il CD dei Belli e lui ne fu subito entusiasta. Lo ascoltammo molte volte insieme. Quando viro a Tia, ragazzi, è un capolavoro. Successivamente lasciai Roma e per anni nessuna notizia di Giuseppe. Qualche anno fa mi riscrisse perché voleva farmi sapere che nell'ambito di una manifestazione culturale promossa dall'Associazione Anima Mundi di Roma,
Roma ha organizzato un concerto proprio invitando i Baggy. Il concerto si è svolto l'8 maggio 2009. Giuseppe Nera è innamorato di questo gruppo e tramite la copertina del CD è riuscito a contattarli perché li voleva invitare a suonare dal vivo. Poi non so altri retroscene particolari, però sono felice di aver contribuito inconsapevolmente alla divulgazione della loro splendida musica. Per me i Baggy sono assolutamente sottovalutati nel panorama artistico siciliano e nazionale e meriterebbero molta più attenzione dalle radio locali. Un caro saluto a tutti e buona musica. Noi abbiamo forse anche la slide, adesso la cerchiamo, di questa mail. Abbiamo anche il documento che lo attesta. Guarda, capita sempre più spesso di fermarci a parlare dopo i concerti live con vecchi fan e nuovi fan che ripetono lo stesso pensiero: secondo me voi meritate palcoscenici ancora più importanti. Io però devo dire una cosa e la voglio dire con molta chiarezza: noi abbiamo girato il mondo, siamo stati perfino in Malesia, in Spagna, in Belgio, più volte in Ungheria, due volte in Austria. Insomma, dovevamo fare nel 2020 gli Stati Uniti, dovevamo tornare in Spagna. Insomma, abbiamo girato tutta l'Italia, abbiamo venduto tantissimi dischi, abbiamo tanti fan. Quindi, per un gruppo che è nato come un gruppo di musica folk, il gruppo ne ha fatta tanta di strada. Certo, se paragoniamo i Baggy a un gruppo di musica leggera o di musica pop, sicuramente il bacino di utenza è molto molto più grande. E quindi adesso, con questo nuovo suono, con questi nuovi Baggy che da 7 anni costruiscono, impastano e hanno creato questo nuovo suono molto più leggero, più accessibile a tutti, probabilmente arriveremo, se pandemia permettendo, a raggiungere nuovi obiettivi oltre a quelli che abbiamo già raggiunto. E vediamo anche la mail, nello specifico, dato che ce l'abbiamo, la mostriamo, venerdì 8 maggio, appunto, i Baggy in concerto. Quindi ha tenuto anche questa mail. Sì, andiamo lui parlava del 9 maggio, perché quando andiamo a Roma in genere facciamo più di un concerto. Nel 2009 eravamo nella formazione in 4, con il suono molto più folk di quello di adesso. Tra l'altro, poco prima del lockdown, del primo lockdown, a metà febbraio, noi siamo stati nel Lazio per 3 concerti. Dovevamo ritornare nel Lazio a ottobre. Il 31 ottobre dovevamo andare a Bilbao, in Spagna. Dovevamo andare le date internazionali che purtroppo il 24 maggio eravamo in un teatro importante a Milano. Diciamo che il 2020 doveva essere veramente un anno di lancio. Noi speriamo che lo sarà il 2021, perché noi, come hai ben visto, non ci siamo arresi, anzi abbiamo costruito questo disco, questa campagna di crowdfunding di cui parleremo tra poco. Sì, prima di parlarne vediamo un contributo video, vediamo un'intervista fatta a Mimì Sterrentino, vediamo il contributo. Il folk siciliano non è la sola musica che mi è arrivata, perché comunque i miei sono sempre stati appassionati di musica in generale, fa parte del background folk che mio padre mi ha lasciato. Lui usava negli anni 70 principalmente, anche parte degli anni 80, di suonare nei locali a Taormina. È stata la prima musica, diciamo, che ho potuto ascoltare, quella folk. Mia mamma, essendo svedese, nel suo background, nei suoi ascolti, c'erano molto i Beatles, il rock and roll degli anni 50 americano, e arrivavano anche sprazzi di blues. Mi sono impregnato di altre musiche, feci un pastazzo generale. Di questo disco penso che
è un'ottima idea realizzarlo, perché negli anni i suoni dei Beddi sono molto cambiati. Questi brani che stiamo riproponendo sono le versioni che portiamo sui palchi. E dunque era giusto dare una rispolverata e fare una sorta di The Best con i nuovi suoni, folk music. Questa era un'intervista, peraltro un contributo video, peraltro realizzato da voi appunto sì, durante questo progetto che state portando avanti. Stavi parlando della campagna di crowdfunding. Ottavio, ci vuoi dire qualcosa tu come produttore? Sì, la campagna di crowdfunding, poi tu aiutami con le date perché sai, io ho cioè, la memoria, certo, del pesce rosso, non ricordo benissimo tutto. Il 27 novembre è iniziato. È cominciato il 27 novembre e credo che finisca a marzo, giusto? Sì, 4 mesi, il 27 marzo. 4 mesi, è una campagna per poter insomma coinvolgere più persone possibili e rendere sempre più grande questo progetto, mettendo in vendita, diciamo, in anteprima il CD e altri premi e altri ricompense, perché si chiamano ricompense, legate al catalogo dei Beddi. È una campagna che sta avendo molto successo, che sta avendo tanto supporto da parte dei fan, suscita molto, molto interesse sulla rete, sui vari social, Facebook, insomma, dove viene pubblicizzata. E devo dire che sta aiutando molto la causa di questo disco. Siamo molto, molto, molto contenti per, come sempre, appunto, del supporto che ci viene dato, perché, come ha detto Davide prima, abbiamo avuto la forza di poter rendere vivo questo periodo morto, perché purtroppo la musica, come ben saprete, ha molto sofferto in questo per il lockdown, per tutti i problemi legati appunto alla pandemia mondiale, non potendo fare assembramenti e tutto quello che è legato. Sicuramente soffrite, come tanti artisti, del fatto di non potervi esibire dal vivo, chiaramente, in questo momento. Il problema è non poterci esibire dal vivo, non poter avere il contatto col pubblico che ti serve, insomma, a vivere in generale, a sentirti bene, no? a capire cosa succede nel mondo, ad avere un ritorno, ad avere un feedback fondamentalmente di quello che fai. E non avendolo, magari avendolo sì via computer, ogni tanto potendo fare insomma dei piccoli live così, ti aiuta a mantenerti vivo, però non ti dà quel ritorno che hai solitamente bisogno. E noi, grazie a questa campagna di crowdfunding e grazie anche all'impegno di tutta la band, di tutte le persone che lavorano nella band, siamo riusciti comunque a mettere a frutto questo periodo molto, molto impegnativo e molto duro, e adesso siamo pronti, insomma, per la primavera, per quando speriamo intanto che arrivino buone notizie dal punto di vista sanitario, a poter uscire con queste nuove canzoni rifatte, riarrangiate, riregistrate. Davide Urso, appunto, parlavamo dell'importanza della presenza, ne parlavamo anche prima nella prima parte del programma con gli altri ospiti, quindi anche nel caso del racconto insomma di queste storie, di queste memorie, cioè, fatte naturalmente in presenza, è diverso che leggerle sul libro. Chiaramente questa cosa è applicabile anche per la musica, perché dal vivo ci sono delle energie chiaramente differenti. Allora, guarda, la cosa bella dell'arte è che è ambivalente, nel senso che il live ti dà un certo tipo di emozioni, ma l'artista musicista può anche registrare e oggi fortunatamente far fruire la propria musica con tutti quei canali che mandano la musica in streaming: Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, eccetera, iTunes, eccetera, eccetera. Quindi
la nostra piccola fortuna, tra virgolette, nella sfortuna è stata che, essendo artisti, musicisti, abbiamo potuto far fruire la nostra musica, mentre altri artisti come ballerini, attori, eccetera, eccetera, hanno avuto veramente un periodo molto, molto duro. Quindi questa è una cosa che va detta e va riconosciuta, anche perché noi siamo tutti insieme una categoria colpita, la categoria della cultura e del mondo dello spettacolo. Quindi noi diamo veramente grande solidarietà a tutti i nostri colleghi, è una cosa molto importante. Nel nostro piccolo noi non ci siamo dati per vinti, il nostro slogan è: noi resistiamo, con la E grande, per sottolineare che noi esistiamo ancora, che ci siamo e che abbiamo una grandissima voglia di ritornare sul palcoscenico. Però devo dire che questa campagna di crowdfunding, questa parola strana che significa semplicemente raccolta fondi, Rita, per fare che cosa? Raccolta fondi per rendere protagonisti un gran numero di persone. L'idea naturalmente non è un'idea nostra, è un'idea che esiste già da tanti anni. Tante piccole persone si mettono insieme come se fossero dei piccoli produttori, ognuno di una cosa più grande. E allora noi abbiamo chiesto ai nostri fan, ma anche alle persone che ci vogliono bene o che ci ammirano, di dare un contributo economico, e poi c'è una ricompensa. Per esempio, in molti hanno acquistato in anteprima il disco che uscirà il 21 marzo. Alcuni hanno acquistato dei gadget, come per esempio le magliette, eccetera, eccetera. Questa possibilità ci ha permesso di poter in parte coprire i costi, che sono tanti, di un disco, le registrazioni, la stampa, il mixaggio, il mastering e la realizzazione anche di alcuni videoclip, di cui il primo l'abbiamo mandato in onda. Quindi le persone hanno potuto contribuire per dare un po' di aria, un po' di respiro a dei musicisti, a dei produttori, tecnici del suono, a una sound artist, a dei montatori video, a un ragazzo, a chi si occupa della comunicazione. Che sono stati, comunque c'è stata una buona risposta. Eccezionale, devo dire, veramente. Vogliamo anche dire come fare per partecipare, per sostenervi tramite appunto questa campagna. Allora, chi ci conosce già avrà visto in tutti i nostri post nella pagina Facebook oppure su Instagram, ma anche nella home page del sito internet, oppure anche su YouTube in ogni video, c'è un link. Questo link ti porta a una pagina che è inserita all'interno di una piattaforma che si chiama Produzioni dal Basso. Entrando in questa pagina tu puoi leggere quello che noi raccontiamo, osservare le ricompense e poi scegliere in base alla disponibilità economica, da un minimo di 10 euro fino a un massimo di 100, scegli la ricompensa che vuoi, ci clicchi di sopra e poi attraverso una piccola procedura molto semplice di 4 passaggi arrivare fino al pagamento. Quindi uno poi ci clicca, fa questo versamento o con PayPal o con bonifico o con una carta, e questi soldi vanno direttamente nel nostro conto dell'associazione Il Tamburo di Aci, che è l'associazione a cui fa riferimento il Baby, e che poi utilizzerà per la produzione del disco e di tutto quello che c'è attorno nel lancio di un nuovo album, certo. Quindi, andiamo a vedere anche la copertina del nuovo album e poi andremo a leggere gli altri commenti che intanto sono arrivati. Questa è la copertina del nuovo album, Non chiamateci folk singer. Come mai, diciamo, la scelta di questa immagine? È una scelta importante. Prima cosa nasce da una fotografia artistica, questa fragola che è infilzata dalla forchetta. È una fotografia di questo bravissimo fotografo che si chiama Giuseppe Gonzalez. È anche importante perché c'è un filo conduttore con le altre copertine, perché nelle copertine dei dischi, dei belli, ci sono state sempre delle opere d'arte. Nel primo un'opera di Calusca e anche nel secondo, quindi un quadro.
poi c'è stata un'altra pittura nel disco di Natale, ok, di Sandra Chinelate, e poi di Dino Calì nell'ultimo disco c'è stata una scultura di un paladino siciliano. Quindi mettere come copertina un qualcosa che riguarda un altro settore dell'arte che non sia musicale, per noi è importante. Poi, è anche, se ci fate caso, è un disco che non ti non, che cioè, è una copertina che non ti ricorda la musica folk, esattamente, però ti entra nella testa, perché c'è questa fragola, questa, a forma di Sicilia, a forma di Trinacria, con queste gocce di aceto balsamico che ti ricordano le isole, in questo mare o in questo cielo c'è un azzurro difficile. Infatti questa copertina l'ha progettata un grafico professionista molto bravo, lui si chiama Giuseppe Lombardo, e per noi anche questa fragola che ti ricorda la freschezza, i frutti della nostra terra, l'eros, quindi proprio questo, il gusto, quindi è anche noi volevamo a livello visivo stimolare anche altri sensi. E devo dire che Giuseppe ci è riuscito, secondo me. Tu che dici, Rita? Sì, sì, sicuramente quello che mi viene in mente a prima vista è proprio la freschezza e la bontà poi dei, possiamo dire, dei frutti della nostra terra, frutti chiaramente in senso figurato. E quindi sì, è sicuramente una immagine riuscita. Grazie. Andiamo a leggere gli altri commenti che arrivano in diretta. C'era un altro commento di Sandy Sciuto. No, era wow, che video spettacolare. Racconta di chi è stata l'idea e chi è l'artista. E questo l'abbiamo già detto prima, il video appunto che abbiamo visto. La cosa bella è che Quando vira tia, che è un brano che ho scritto interamente io ormai tanti anni fa, è diventato un brano così tanto conosciuto che molte persone in giro per l'Italia dicono o sono convinti che sia un brano tradizionale siciliano. Tant'è che alla fine il mio editore ha dovuto intervenire, quasi denunciare, un artista che ha inciso un disco, ha registrato con Noviratia e ci ha scritto tradizionale, invece di mettere l'autore. È successo un finimondo. Però l'altro lato della medaglia è che è un orgoglio che un brano che ho scritto io, ma che abbiamo arrangiato con tutti i Beddi, anche nella prima versione che l'ha arrangiata Mario Incudine, sia arrivato veramente in modo capillare in tutto il territorio italiano e non solo. Questo è veramente una nota di orgoglio. Assolutamente. Continuano altri commenti. Graziella Sgroi scrive: adoro questo gruppo, le splendide sonorità che sanno produrre, la ricerca storica che si avverte nei testi, anche negli inediti, l'intensità di tutte le loro interpretazioni fanno dei Beddi un gruppo che sa trasmettere l'amore per la musica, perciò l'amore per la vita. E poi ancora Sandy Sciuto, che peraltro ne salutiamo, è una collega giornalista che si occupa proprio di musica, di letteratura, quindi che scrive appunto di questo. Sandy Sciuto, il live ha un ruolo fondamentale nella vostra produzione, pare di capire in questa pandemia come state ovviando l'impossibilità di esibirvi e di ricevere stimoli dal vostro pubblico, e questo l'abbiamo detto già abbondantemente. Alessio Carastro: ciao ragazzi, vorrei dire molte cose belle ma non mi viene in mente niente. Un saluto. Vabbè. Alessio è il nostro batterista, lui ci prende in giro sempre. Scherzo. Ok. Vabbè, ha preso in giro anche me. Giovanni Sposito: come dimenticare la mitica Fera degli Paroli. Alla Fera dei Paroli, ecco il brano, Rita, tu ci hai ascoltato più di una volta, io mi ricordo. È un brano che peraltro io ho anche utilizzato in un progetto scolastico proprio sul linguaggio, e quindi proprio sul linguaggio. Questo scioglilingua, pizzica spizzica, muzzica rusica, pizzola rummola, ruzzola sciumola. È stato anche il primo brano su cui abbiamo costruito un videoclip ufficiale, quindi il primo videoclip ufficiale, ormai nel lontano 2011, sono passati già 10 anni dal primo video ufficiale, ed è uno dei brani più importanti della discografia dei Beddi, e fa parte anche
di questo nuovo disco, non chiamato Chipmunk Singer, in una versione nuova veramente interessante. Devo dire che Francesco Frutà fa delle cose con la chitarra elettrica che lo hanno impreziosito e lo hanno portato in una dimensione veramente senza tempo, questo brano. Grazie Francesco, che dire. Sì, infatti grazie per averci dato la possibilità anche di parlarne, perché appunto è un brano veramente interessante. E, continuiamo con i commenti? No, non continuiamo con i commenti, andiamo a vedere invece l'altro contributo video, che appunto è l'altro, un altro componente del gruppo, Giampaolo Nunzio. Non chiamatemi folk singer, appunto, è voler uscire da un modo di essere etichettati. Il nostro, come si dice, noi ci chiamiamo Mi Beddi e poi sotto semplicemente musicanti di Sicilia. Ma non musicanti di Sicilia non vuol dire è semplicemente da dove veniamo, però non dice dove andiamo. Ecco, per cui non chiamatemi folk singer, invece un po' specifica questa nostra voglia di andare oltre la musica folk, ma questo già lo dimostriamo, lo stiamo già dimostrando da un paio d'anni con i nostri concerti, con i nostri live e con l'ultimo disco prima di questo, che è della Rivoluzione e di altri folclorismi, in cui già si vede una nuova natura, per cui l'utilizzo appunto della batteria, della chitarra elettrica, di tanti altri strumenti che sono andati ben oltre la musica popolare ed etnica. Per cui non chiamatemi folk singer, adesso è proprio l'ulteriore completamento di questa idea che noi abbiamo di dove vogliamo andare a parare nel futuro. Diciamo che andiamo oltre la musica etnica, perché noi facciamo anche delle contaminazioni che si possono definire come musica. Molte volte ci mettiamo anche un po' di rock, un po' di jazz, un po' di pop. Nel senso, ci mettiamo delle contaminazioni che sono proprio oltre la musica etnica, quindi oltre la musica popolare. Oh. Preferisco far ridere, però se qualcuno piange sono contento. Il brano è un brano popolare e tradizionale che è stato proposto da alcuni gruppi, fra cui un gruppo storico, i Cilleri, negli anni 70-80. Noi abbiamo preso questo brano e poi abbiamo aggiunto una seconda parte a tarantella, proprio perché abbiamo voluto, come si dice, amplificare la parte quella che dice appunto non quando moro io, non piangete, ma ballate, mangiate, divertitevi, perché tanto si vive una sola volta. Far piangere le persone per me dà un senso a quello che fai, perché alla fine tu sei un musicista, dico va bene, fine serata ti pagano. Però alla fine, quando tu la soddisfazione non la trovi nel denaro che ti danno, appunto nelle emozioni che riesci a scatenare nelle persone. E quando moro io, che anch'io ho tentato di fare dei ricotti, mi capisco tu che una cotte, mi commoglio vicino a via qua benedetta vino fuori.
E questa intervista di Giampaolo Nunzio ci dà anche la possibilità di commentare musicanti di Sicilia, Ottavio Leo. Perché appunto musicanti di Sicilia, lo diceva bene Giampaolo Nunzio, perché evidenziate la vostra provenienza, ma non in qualche modo la possibilità di uscire fuori poi dai confini della Sicilia. No, non è un connotato musicale, appunto, è un connotato geografico. Avrebbero potuto anche scrivere musicanti della Sicilia ionica, per essere ancora più precisi, però di Sicilia è un pochino più così, un poco più ampio, e va bene. E come ha detto Giampaolo, la musica dei Beddi, fortunatamente, pur essendo una musica cantata spesso in siciliano e a volte anche in italiano, non, specialmente per l'ultima produzione, non ha avuto limiti geografici. È andata in America col blues, è andata in Inghilterra per alcune sonorità anche elettroniche, alcune cose. Ecco, ora non voglio spaventare, diciamo, gli affezionati al genere, non ci sarà nulla che andrà completamente fuori il buon senso, ecco, non troverete roba elettronica feroce o altro, però ci sono stati tanti, c'è stata una ricerca di tanti piccoli suoni, tanti piccoli generi messi qui e lì, degli effettini particolari, posso dire degli effetti eco, dei reverberi particolari, che hanno dato una connotazione sicuramente più europea al progetto, più che proprio soltanto siciliana o altro. Non che sia in un qualche modo riconducibile a nulla di negativo fare qualcosa di siciliano o di sud Italia, no, non era questa la mia intenzione. È appunto partire dal sud, partire dalla Sicilia per poter andare, ecco, a conquistare il resto del mondo. Questo è il di Sicilia. Ecco, andiamolo a guardare lì, nella voglia di andare fuori e portare la Sicilia fuori al resto del mondo. Guarda Rita, ti posso dire una cosa che per me è veramente importante. Il suono dei Beddi non è costruito a tavolino, cioè non ci siamo seduti in un tavolino e abbiamo detto oggi o da oggi in poi facciamo questo suono. È un suono che si è evoluto in quasi 10 anni di storia. Ed è anche una esigenza nata dal background di ogni componente del gruppo, mettere un po' della propria storia, del proprio vivere e del proprio gusto. Tutto fatto, a mio parere, anche in modo abbastanza elegante, per rendere anche la musica fresca. Perché io sono del filone dei musicisti siciliani che penso che la tradizione sia sempre in continua evoluzione, una ricerca. E la musica tradizionale siciliana di adesso, un po' sono i Beddi, insomma. Se uno prende una canzone dell'Ottocento e la rifà in modo identico, quale contributo porta alla musica siciliana? A mio parere nessuno, se non la bellezza di far ascoltare un'opera d'arte fino a Ottocento. È una riproduzione. Rimane lì. Sì, fedele, ma rimane lì a mio parere. Sì, invece in questo modo sicuramente la musica cammina e possiamo anche spiegare in questo modo il titolo dell'album, Non chiamateci folk singer. È importante perché, come abbiamo scritto in questa pagina di Produzioni dal Basso, 3 parole per esprimere un concetto sostanziale. Non chiamateci folk singer. Ovvero, quando le persone dicono, ah vabbè, ma i Beddi fanno musica folk, questa frase ci faccia arrabbiare, perché noi abbiamo le radici nel folk, però non è vero, o meglio, non è più vero che noi siamo un gruppo di musica folk. Noi abbiamo nella nostra musica un sound blues, pop, country, ci sono sonorità antiche, moderne, world music, musica mediterranea. Non è più musica folk siciliana, quindi questa frase, questa accezione non ci rende merito. E allora, non chiamateci folk singer, è una voglia di sdoganarsi o sdoganarci dalle etichette. E non è una cosa di poco conto, è un concetto sostanziale. Noi diciamo, ascoltate la musica dei Beddi, ascoltateci, se vi piace godete della nostra musica, se non vi piace non fa niente. Però noi
sappiamo chi siamo, perché in questi 15 anni li abbiamo passati insieme, insieme noi sei, insieme ora con Ottavio noi sette, noi insieme a chi è che ci ha voluto bene e chi è stato presente. Ma sicuramente non può arrivare uno, ci etichetta, ci giudica così per sentito dire, magari nemmeno ci conosce. E la cosa più bella, sai Rita, che ci è capitata è quando qualcuno viene e ci dice ma è questo il folk? Ma è bellissimo, io credevo che il folk era quei gruppi folcloristici, Ciuri Ciuri, Vittina Crozza, che poi tra l'altro sono bei pezzi, però non rappresentano sì. La musica siciliana di adesso. E io gli spiego, vabbè, non è che questo è folk, è un tipo di folk molto moderno che noi chiamiamo Sicilian Conventional Folk. E vediamo qualche altro commento nella pagina. Luisanna Baldini: una piacevolissima scoperta, un abbraccio da Bologna. Giuseppe Faro: bella affermazione, quando moro. Che è quella canzone che si è sentita? Sì, che è quella che abbiamo sentito prima, che appunto sì, diciamo parte che è uno dei nostri brani più importanti, insieme a Quando vira Tia, Tarantella Blues, alla Fede degli Paroli, c'è Quando moro io. Quando moro io è nata tanti anni fa, ed è un po' l'essenza di quello che erano i Beddi fino a pochi anni fa. Cioè noi prendevamo alcuni spunti della tradizione siciliana, o sonorità, o melodie, o una parte della letteratura, qualche ottava, e la riproponevamo a modo nostro, o addirittura aggiungevamo strofe nuove e melodie nuove. E Quando moro più è proprio fatta da tre parti. La prima parte è una canzone tradizionale, la seconda parte è un canto inedito, la terza parte è una musica per organetto che abbiamo scritto sempre noi. Insieme è nato Quando moro io. Maurizio Battista, ciao da noi, saluti. Allora, Maurizio Battista è un cantante di Siracusa che ha un gruppo con una ragazza meravigliosa che si chiama Roberta Gionfriddo. Loro si chiamano I Curamuni. Io ho il piacere ogni tanto di collaborare con loro e sentirete molto, tra poco, parlare molto bene di loro, perché sono due ragazzi fantastici e in ascesa. Insomma, grazie molto. Abbiamo anche questa anticipazione. Che cosa si è perso in questo 2020 e quali sono le speranze per il futuro e per il 2021, chiaramente? A parte, insomma, appunto questi concerti che abbiamo detto prima, che queste date che sono saltate. E il problema non è, Rita, solo che sono saltate le date. Il problema è che è saltato un viaggio negli Stati Uniti, da noi cercato con molta forza da tanti anni, che ci avrebbe portato anche in alcuni luoghi importanti. Arrivare a raccontare la musica siciliana di oggi, la lingua siciliana moderna, che è la lingua siciliana che interpreto io naturalmente, non è dentro una delle università più importanti del mondo, che è Harvard a Boston, sarebbe stato per noi motivo di vanto e di orgoglio. Quindi non abbiamo perso solamente 5, 6 o 7 concerti nell'East Coast degli Stati Uniti, abbiamo perso anche un'opportunità di raccontare quello che siamo in un tempio della cultura. Questo è quello che ci ha amareggiato di più. Ottavio Leo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, nel 2020 si è perso, oltre a tutto quello che abbiamo già detto, anche una certa serenità che purtroppo accompagnava gli eventi dal vivo, accompagnava la vita di tutti noi nei vari frangenti quotidiani. La speranza è quella di poterla ritrovare presto e di poterla ritrovare soprattutto nel 2021. La musica dal vivo, che è il settore, insomma, che ci riguarda più da vicino, ha ovviamente sofferto molto, ha sofferto ristrettezze, ha sofferto censure e tante altre cose. Noi nel nostro piccolo qualcosina, un po' di show in estate e qualche altra cosa così in streaming, siamo riusciti a metterla sul piatto, però ovviamente resta un anno molto duro, un anno che ha camminato
le fondamenta di alcune certezze che molti di noi avevano, e che ha distrutto delle cose, però ne ha create delle altre. Secondo me quelle che si sono andate a creare in un periodo così difficile sono quelle che dureranno più nel tempo, quelle più con le radici più dentro al terreno. Quindi questo è il mio augurio per il futuro, di andare a ricostruire il nostro background sociale intanto. Parlavamo prima di giovani generazioni, come si approcciano alla vostra musica i giovani? Qual è la fascia d'età che predilige la vostra musica? Il pubblico dei Baddi è eterogeneo. Puoi trovare dai ragazzi di, insomma, dai 15 ai 16 anni alle persone un po' più anziane, un po' più là nel tempo, anche ottantenni possono venire ai concerti dei Baddi. Ovviamente il tipo di coinvolgimento è estremamente diverso. Una persona un po' più avanti negli anni si gode il concerto seduto, batte le mani, se lo segue tutto, gli piace, vuole il bis, compra il CD e fa tante cose. I ragazzi li vedi ballare sotto il palco, li vedi ballare negli angoli delle piazze. Però ecco, la cosa bella è che la musica dei Baddi ha il potere di unire veramente persone di ogni estrazione sociale, di ogni gusto anche musicale, perché vedi, ecco, appassionati di tanti tanti generi nelle piazze e soprattutto di età diverse. Quindi è una festa di piazza il concerto dei Baddi, fondamentalmente. Rita, sai che bello quando mi chiamano, o negli anni mi hanno chiamato e mi hanno detto: mi hai rovinato la vita. Io ho detto: in che senso? Cioè, mia figlia o mio figlio di 2, 3 anni, 4, dice, chiede sempre i Baddi, dice, io glielo devo mettere nella macchina, e dice, io non ce la faccio più ascoltare i Baddi in macchina. Me li avete fatti così. Questa è una cosa bellissima, perché se un bimbo apprezza e ama la musica che fai, allora là c'è la massima sincerità e hai colpito nel segno sicuramente. Però devo dire la verità, il nostro pubblico principale è quello che va fra i 35 e i 60, diciamo, una parte di popolazione che è matura anche per capire e comprendere i contenuti culturali che ci sono all'interno del nostro progetto. Andiamo a vedere l'ultimo contributo video e poi lo commentiamo. C'è lo sole di notte qua, c'è un modo di giocare alle carte, io vi sto seminare fra le botte, dallo mese di marzo vengo fatta, io vi sto a parlare anche le morte, e dormire le gare con gli altri. Mette volare un corpo ingazzato che vince Parma di peso nisciuto, mette correre un motto scappettato che delle fosse era presoluto, mette lavorare un po' scucciate le marvagie, c'è il donaio tu. Io messo volare papà luce, tarando le che specie le palate, e lo portendo basta se voce, un barbaglione mazza o sei grave, sonne la pronto a farmi la croce salangotto e rompe sei cannati. Metto a facciare lo sole di notte, quattro mode io cara le sto seminare fra le gotti, dallo mese di marzo vivo fatta, io ho messo a parlare anche le morte, e dormire le cane con le atti. Thank you.
questa era Vitti Affacciati, L'Usuli di Notti, ed è l'altro singolo che è uscito proprio, il video è uscito proprio ieri. Sì, questo è l'ultimo contenuto che fa parte del The Best, perché pandemia permettendo, speriamo di far uscire presto, uno dei due singoli, dei brani inediti, che il nostro pubblico non ha mai ascoltato. No? I brani inediti sono vari, però già due sono usciti 2 anni fa in un vinile, che sono Shuri Damuri e Mungi Bag. Poi ci sono due che non avevamo mai registrato, ma il pubblico già conosce, che sono L'Amanti con Fissuri, quel brano che tutti conoscono come Tuppi Tuppi, e l'altro brano è Cuti Ludissi, un brano famosissimo della musica siciliana, che molti associano a Rosa Balistreri, ma è un brano invece interamente tradizionale, che Rosa ha portato alla ribalta, Cuti Ludissi. E poi abbiamo invece i due brani, i due singoli, che ci portano e ci legano alla musica leggera, perché hanno poco di folk. Uno si intitola Un Neri Tu, ed è una ballata che io ho scritto per mia figlia Ginevra, e l'altro è Non chiamatemi folk singer, quindi al singolare. Quindi c'è questo gioco, questo dualismo fra il titolo dell'album, che è Non chiamateci folk singer, e il titolo di questo singolo, che è Non chiamatemi folk singer, che racconta un po' l'essenza di quello che siamo, un po', cioè, è il nostro manifesto. È vero che abbiamo calcato i palchi, è vero che abbiamo studiato le ottave raccolte dagli studiosi, dagli etnomusicologi, dal P3, dal Favara, è vero che noi conosciamo i mandolinisti famosi, Anedda, Gioviale, è vero che li abbiamo studiati, li abbiamo ascoltati, ma è anche vero che noi sappiamo chi siamo oggi e facciamo altro, un altro tipo di musica, raccontiamo la nostra terra nel bene e nel male, però a modo nostro. E intanto arrivano altri commenti. Graziella Sgroi, voci e ritmo che entrano nel sangue ti travolgono e ti portano lontano. E poi il punto web è il nostro regista che scrive Mungi Beddu, dedicato alla nostra Etna. Sì, sì, è un brano dedicato alla nostra Etna ed è un brano scritto da Minister Antino, nel senso che noi non lo diciamo mai il brano chi è che l'ha scritto, perché non è essenziale, ci interessa essere dei Beddi, però questo lo dobbiamo dire, perché è un brano che non è nato all'interno dei Beddi, lo ha scritto Mimì nel progetto Mimì Starantino e gli Accusati, lo ha inciso, lo ha registrato, ed è un brano così intenso, così bello, che noi Beddi abbiamo chiesto, possiamo farlo, possiamo suonarlo anche noi, visto che è un brano che ci piace tantissimo. Lui ha consentito, abbiamo fatto la nostra versione. È un brano molto strano, un brano che racconta di come l'Etna, con la sua eruzione, si possa vendicare di tutte le storture, tutte le brutture che alcune persone di Sicilia hanno fatto alla nostra terra. Quindi un'Etna vendicatrice. In parte, cioè lui è un'Etna che quando la guardi è mamma, è bellezza, è elevazione spirituale, ma è anche in parte, cioè, se tu ti comporti male io una bella mazzata te la do, proprio un concetto siciliano. Sicuramente un'Etna invincibile. Bravo. Un'Etna che ti tumbolia, come si dice a Catania, a Messina come si dice? Ti piglia a moffe. Ecco, bravo, perfetto. Facciamo anche qualche battuta. Bene. Credo che abbiamo sviscerato praticamente tutto il nuovo progetto, e l'album uscirà, lo possiamo dire, il 21 marzo. Anche questa data è una data significativa, perché avete scelto appunto questa data? È primavera. Allora, stiamo attraversando un inverno molto lungo, un inverno che non è solamente una stagione vera e propria, un inverno sanitario, cioè noi siamo chiusi da quasi un anno ormai,
Allora, per noi questa data simbolica, l'entrata della primavera, è come se dovesse entrare una nuova primavera per tutto il genere umano, per tutto il mondo. Quindi ci è sembrato significativo far uscire il disco in questa data. Ottavio Leo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, beh, la primavera è la rinascita di tutto, no? Dopo l'inverno arriva la primavera, l'inverno che è un periodo di morte fondamentalmente, in cui la terra è morta, i semi sono sotto il terreno, giacciono lì senza poter fare niente, in primavera rinasce la vita. Quindi con la vita rinasce la musica, rinasce tutto e il ciclo riprende. Quindi il nostro augurio è quello che si possa riprendere in pace e in serenità e soprattutto in salute e che finalmente arrivino buone notizie dal mondo che questo virus vada via. In qualche modo che i vaccini arrivino a tutti e che si possa tornare ad avere una vita buona in tutto il globo. E poi Rita, volevo dire, prima che chiudiamo, due giorni prima, il 19, siamo ospiti di Radio Empire, saremo ospiti, pandemie permettendo, speriamo, per far ascoltare in anteprima tutto il disco ai nostri più appassionati fan. Insomma, ringraziamo Radio Empire per averci invitati. Ci appunto, ricordiamo questa data importante, Radio Empire, che è collegata anche a 01 TV, e quindi li salutiamo, li ringraziamo anche nella figura di Giuseppe Le Cause. E che dire, quindi abbiamo detto tutto, e io spero la prossima volta di incontrarvi, sì, di presenza finalmente, di fare questa intervista, sì, che io incorro da tempo in presenza. Magari appena esce il prossimo singolo, se per te va bene, se non è troppo presto, ritorniamo con piacere per raccontarlo. Con piacere, sicuramente, se è un piacere per noi, è un onore per noi. Allora io ringrazio Davide Urso, ringrazio Ottavio Leo e grazie. Saluto tutti quanti i componenti dei BED, dei musicanti di Sicilia. Il 21 marzo uscirà il nuovo album. Su tutte le piattaforme streaming più importanti ci sarà. E diciamo anche che si può ancora continuare a sostenere, quindi la campagna di crowdfunding fino al 27 marzo. Anzi, sostenete perché adesso, appunto, qual è il prossimo, proprio il progetto proprio nell'immediato? Hai detto l'uscita di un nuovo singolo. Sì, io ancora non abbiamo deciso, perché dipende dalle possibilità di andare a registrare davvero fuori. Quindi o uscirà Non chiamatemi folk singer o uscirà un Neri Tu. In ogni caso, nei prossimi mesi usciranno sicuramente entrambi, che vogliamo raccontare veramente questo suono nuovo, questa particola, questo viaggio, cioè la fine del viaggio dei Beddi in questi 15 anni dal folk verso la musica che facciamo adesso. E quindi, in attesa di questo racconto, di questo passaggio, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata e alla prossima. Grazie. Alla prossima, Beddi. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, a presto. E adesso ultima parte, stacchetto e ultima parte della nostra puntata. L'ultima parte è dedicata a un pezzo di storia italiana, nello specifico ad una testata che oggi compie 25 anni e che ha fatto una sorpresa ai suoi lettori. Vediamolo nel servizio. Oggi torna nelle edicole siciliane Il Foglio, storico quotidiano a diffusione nazionale fondato nel 1996 da Giuliano Ferrara, che ne è stato per 19 anni il direttore responsabile. Dal 2015 Il Foglio è diretto da Claudio Cerasa.
Il giornale prende il nome dalla sua veste editoriale in un unico foglio in formato lenzuolo. In occasione del suo 25esimo compleanno, difatti nasce proprio il 30 gennaio 1996, il foglio si rinnova, cresce e torna in Sicilia in un formato rinnovato e con un regalo per i suoi lettori, il libro con gli ultimi 25 anni di storia d'Italia raccontati attraverso le pagine della storica testata. Sarà possibile trovarlo in edicola anche domani, domenica 31 gennaio. Eccoci qui, sono Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Grazie a tutti per l'opportunità di poter raccontare quello che stiamo facendo oggi, che per noi è un giorno importante. È il giorno del nostro 25esimo compleanno, il giorno in cui il Foglio, questo piccolo pazzo giornale controcorrente, diventa grande, e per diventare grande abbiamo pensato di fare un po' le cose in grande, e oggi abbiamo tre iniziative importanti. Abbiamo una nuova veste grafica con un carattere più grande, abbiamo un magazine che racconta i 25 anni del Foglio e la storia del nostro giornale con le migliori firme e con le migliori pagine di questi 25 anni, e poi soprattutto, lo dico con grande orgoglio essendo siciliano, è il giorno in cui torniamo anche in Sicilia, nelle edicole siciliane. È per noi una cosa molto bella, molto importante, perché pensiamo che portare un po' del nostro ottimismo e un po' della nostra fiducia nel futuro nella regione più bella d'Italia sia qualcosa di doveroso, ed è una grande scommessa anche per provare a guardare il domani con meno pessimismo, meno catastrofismo e con un occhio diverso rispetto agli altri. E salutiamo appunto il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che ha fatto questa bella sorpresa con questa uscita appunto del Foglio di nuovo in cartaceo, nelle edicole, che si potrà avere appunto anche domani. In chiusura io faccio un annuncio importante. Domani domenica 31 gennaio GS Produzioni Video trasmetterà in diretta streaming a partire dalle 10:30 sulla pagina Facebook appunto di GS Produzioni Video, in differita alle ore 18 del medesimo giorno sul canale 115 del digitale terrestre di Etna Channel TG Reporter, la solenne celebrazione eucaristica della domenica mattina presso il Duomo di Giarre, parrocchia Sant'Isidoro Agricola, la messa appunto delle 10:30. La Santa Messa sarà presieduta dall'arciprete parroco Don Nino Russo, la messa è in memoria della mamma del nostro Giuseppe Faro e nonna di Salvo Faro, appunto di GS Produzioni Video, che mi supportano nella regia e nella produzione del programma. Per chi parteciperà all'evento in presenza, raccomandiamo appunto l'uso obbligatorio della mascherina per tutta la durata della messa, l'igienizzazione delle mani prima dell'ingresso in chiesa, il rispetto della distanza interpersonale, il divieto di assembramenti nei pressi degli ingressi del Duomo e il rispetto delle direttive poste dallo staff della parrocchia nel rispetto delle norme anti-Covid. L'evento potrà essere seguito appunto sulla pagina Facebook di GS Produzioni Video e in condivisione anche sulla pagina Facebook di Duomo di Giarre, parrocchia di Sant'Isidoro Agricola. Questa era la nostra ultima comunicazione per questo fine settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio come sempre 01 TV e Giuseppe Le Cause, ringrazio la regia curata da Salvo Faro e il supporto, l'aiuto sempre di Giuseppe Faro e quindi di GS Produzioni Video. Grazie, buon fine settimana e ci vediamo la prossima settimana, però sempre di venerdì. Ritorniamo il venerdì, questo era un caso eccezionale. Buona serata e buon fine settimana.